Oh, c'è Don Beniamino. Buonasera a tutti e benvenuti alla 227esima serata di Lodi Liberale, che quest'anno festeggerà il suo decimo anniversario, i primi 10 anni di vita a settembre. Il 12 settembre 2013 decidemmo di fondare insieme ad altri amici questa associazione perché credevamo e crediamo tuttora che il pensiero liberale sia fondamentale per il nostro paese, sia poco conosciuto, molto bistrattato, strumentalizzato, caricaturizzato, spiegato male e che quindi possa dare un contributo incredibile facendo una cosa molto semplice, cioè presentandone gli autori, presentandone le idee, presentandone i pensieri e presentandone i classici. Ormai siamo arrivati a 227 serate, quindi credo che il nostro contributo, che rimane peraltro costante, nel senso che abbiamo una pagina Facebook, dove nella sezione video potete trovare tutti i nostri video, abbiamo un canale YouTube dove potete trovare anche qui tutte le nostre serate, quindi andando a trovare tutto per indietro. Crediamo che sia importante perché appunto il pensiero liberale è ricco, variegato, con scuole contrastanti tra di loro, liberali, liberaldemocratici, liberisti, libertari, anarcocapitalisti, anarchici e quant'altro, ma insomma hanno tutte un punto di riferimento unico che è quello della difesa, della valorizzazione, della promozione della libertà individuale. Sotto vari aspetti, economico, filosofico, scientifico, morale e quant'altro, civile e quant'altro. Cosa fa Lodi Liberale? Facciamo sostanzialmente due modalità e tre tipi di contenuti. Per quanto riguarda le modalità, alterniamo le serate dal vivo alle serate in presenza e alle serate su Zoom come questa. Finalmente quest'anno siamo tornati a fare con una certa regolarità le serate dal vivo, che sono importanti perché ci permettono di incontrare gli autori, i nostri relatori, a fare le classiche birre post serata di Lodi Liberale, e quindi avere anche momenti conviviali. Ma naturalmente Zoom è la parte che è stata preponderante negli ultimi 2 anni e rimarrà costante in modo liberale perché ci permette di coinvolgere persone che fisicamente avrebbero difficoltà a venire, ci permette di agevolare, ci permette di andare anche di aver intensificato molto le nostre attività che sono passate da una ogni 3 settimane a una ogni settimana dopo il Covid. Contenuti, primo e terzo lunedì del mese, classici del pensiero liberale, perché partire o ripartire dai classici crediamo sia fondamentale, perché appunto si parte dalle basi se si vuole conoscere qualcosa. E il secondo e quarto lunedì del mese presentiamo contemporanei, quindi libri di contemporanei su argomenti di attualità o di carattere storico, anche qui economico, filosofico, scientifico, politico in senso ampio e quant'altro. Quando il mese ha 5 lunedì, lo dedichiamo agli statisti liberali, che sono stati pochi nella storia, ma in pochi hanno avuto un impatto rilevante nel loro paese e spesso nel mondo intero. Abbiamo già dedicato serate a Thatcher, a Reagan, a Cavour, Minghetti, Ludwig Erhard, Vaclav Havel, eccetera. Come potete vedere, Lodi Liberale non si ferma neanche a luglio, faremo ben 5 serate. L'ultima serata, credo che qualche nostro relatore sarà direttamente dalla spiaggia, a parte gli scherzi, perché sarà il 31 luglio, quando chiuderemo questo ciclo prima della pausa agostana, sostanzialmente quando presenteremo nella pausa agostana la figura di Thomas Jefferson, presentando il libro di Bassani su Thomas Jefferson. Che cosa facciamo questa sera? Presentiamo questo libro che è appena uscito, fresco di stampa. Si chiama di Walter Block, si chiama Le ragioni della discriminazione, una difesa radicale della libertà, che è importante per vari motivi. Primo, per una motivazione banalmente personale che mi consentirete, visto che non sono il traduttore, ed è stato un piacere intellettuale e una goduria riuscire a tradurre questo libro, perché ha una caratteristica molto semplice che cerco di dire subito. Se avete amici di sinistra o amiche femministe, compratelo, regalatelo. Avrete delle sanissime discussioni, litigherete sanamente sui principi, ma sicuramente potreste anche far capire molti errori in cui incorrono i vostri amici di sinistra e le vostre amiche femministe. Walter Block è un autore provocatorio, noto ormai per un libro di oltre 50 anni fa, che è Difendere l'indifendibile, di cui poi è uscito il secondo volume, poi il terzo, che è pubblicato dalla Liberi Libri, entrambi in italiano, i primi due, il terzo non ancora. E anche questa è pubblicata dalla Liberi Libri. Perché è importante? Perché è un autore che ha applicato un principio molto semplice. Diciamo che ha sdoganato con quel libro figure che sono normalmente dal punto di vista sociale deprecate, considerate come negative, e lui non solo le ha
come dire, sdoganate, ma le anche considerate come positive, come intermediari di atti di capitalismo tradotti consenzienti, che un libertario, ma anche un liberale classico, non dovrebbe volere che fossero vietati, cioè tutto ciò che si fa col proprio corpo, con i propri beni, attraverso delle transazioni volontarie, dovrebbero essere semplicemente consentiti per permessi. In questo libro invece affronta le ragioni della discriminazione, appunto col sottotitolo che è emblematico, Una difesa radicale della libera scelta, è una raccolta di saggi, in cui ci spiegano, vedremo nel corso della serata, perché la discriminazione intesa in senso libertario, e poi lo capiremo durante la serata, non c'entra niente con razzismo, non c'entra niente con atti di violenza discriminatoria, ma è semplicemente inteso come è, cioè come una libera scelta da parte delle persone di associarsi e quindi di scegliere con cui interagire, con le persone con cui interagire. Affronta temi molto di attualità, le quote nelle università, le quote destinate alle minoranze piuttosto che alle donne, affronta il tema del divario retributivo, il famoso soffitto di cristallo, affronta col suo modo provocatorio tutto questo facendo anche degli esempi, se volete, paradossali, utilizzando la tecnica della reductio ad absurdum sostanzialmente. Ad esempio, cosa molto semplice che sono convinto che vi susciterà curiosità, dice tendenzialmente la discriminazione oggi è considerata qualcosa di negativo e quindi il diritto a non essere discriminati è un qualcosa che deve essere tutelato secondo buona parte del pensiero mainstream. Che cosa vuol dire? Che banalmente se tu sei un datore di lavoro o se tu sei un esercente commerciale non puoi decidere di assumere o non assumere chi vuoi a seconda di categorie, gruppi che tu hai in mente, per quanto ciò possa essere un comportamento moralmente e personalmente deprecabile, ma non lo puoi fare, e mentre Bloch ti dice che dovresti poterlo fare, dovresti essere in grado, come sempre, di non condividere questo tipo di comportamento, ma dovresti vivere in un sistema per cui ti permetta di metterlo in pratica. E dice, tendenzialmente, questo diritto a non essere discriminati viene applicato, viene fatto valere nelle relazioni commerciali, mentre chi lo sostiene non lo fa valere nelle relazioni personali. E invece Bloch sostiene se il diritto è tale, dovrebbe valere sia in un campo che nell'altro. E quindi, ad esempio, un eterosessuale nella scelta del coniuge sta implicitamente, del tutto legittimamente, credo, discriminando la metà della popolazione degli appartenenti al proprio sesso. L'omosessuale fa esattamente il contrario, discrimina nella scelta del proprio partner gli appartenenti al sesso opposto, conseguentemente gli unici che rispettano e tutelano il diritto di non essere discriminati sono i bisessuali. Conseguentemente dovrebbe essere, per paradosso ovviamente, imposta la bisessualità obbligatoria per legge. Ovviamente si tratta di una cosa, fortunatamente non c'è ancora nessuno che ci è arrivato a pensare, però questo ti permette di ragionare, come al solito, apportando il ragionamento alle estreme conseguenze, di capire che questo modo di pensare è totalmente sbagliato, illogico e non ha alcun fondamento etico-morale. Quindi sono proprio le basi del libertarismo, del pensiero liberale, che vengono applicate a casi concreti. Quindi un libretto di 200 pagine, accessibile a chiunque, leggibile anche a parti perché è una raccolta di saggi che vi illuminerà, vi divertirà, vi stupirà, vi farà riflettere e vi farà venire voglia di regalarlo ai vostri amici di sinistra e alle vostre amiche femministe. Con chi lo facciamo? Allora, innanzitutto con due amici storici di Lodi Liberale. Uno arriverà, che è Giuseppe Cruciani, che è in viaggio, ma appena scritto, ma insomma si collega e poi ci sarà, non credo abbia bisogno di presentazioni, ma insomma giornalista e conduttore radiofonico e scrittore. Con noi per la terza volta Bernardo Ferrero, che è un giovane studioso di economia austriaco, ha studiato alla scuola di Umberto De Sotto, è vice direttore di Storia Libera, e insomma, peraltro conosce personalmente Walter Bloch, e quindi bentornato Bernardo. E finalmente, ma questo lo dico dal punto di vista personale, visto che ci conosciamo da un po' di anni, ma finalmente Riccardo De Caia è a Lodi Liberale, è avvocato, professore di diritto dell'economia all'Università di Torino, anche lui ha già affrontato dal punto di vista quindi di un giurista e di un economista, quindi avremo come al solito, credo, un ottimo equilibrio anche questa sera, queste tematiche affrontando il genere di Bloch. Cruciani lo farà a modo suo, credo che non abbia bisogno di presentazioni.
Quindi abbiamo subito una sorpresa, Jacopo, se riesci a cominciare a far partire, perché l'autore, cioè Walter Block, ci ha regalato un piccolo video in cui presenta il contenuto del libro che abbiamo adeguatamente sottotitolato affinché lo possano ascoltare e seguire tutti e che tra poco, credo, partirà. E quindi ascoltiamo direttamente dall'autore. Che cosa lo ha spinto in qualche modo a scrivere questo libro facendocene una sorta di, come dire, riassunto. My Ecco. book, The Case for Discrimination, is being brought out by Lodi Liberale, and I would like to thank them for doing this and having a presentation. So what is the case for discrimination? It used to be long ago that to say of someone that he was discriminating would be a compliment. A person would have fine taste in wine or, I don't know, clothes or food or something. But it was a positive. Nowadays, to say that someone is discriminating is to deprecate him, to say that he's a discriminator and discrimination is wrong. Why is discrimination wrong? Well, the contention is on two grounds it's wrong. First of all, it has negative repercussions. It hurts people. The people who are victimized by discrimination are hurt thereby, unjustifiably hurt. And it's not nice to hurt people, innocent people, and we shouldn't hurt them. Second reason for it is deontological, philosophical, if you wish. Namely, people have a right not to be discriminated against. And if you discriminate against them, then you're a bad guy, you're a discriminator, you're violating their rights because they have a right not to be discriminated against. Well, let me first of all talk about the first option, namely that it hurts people. And so let me draw a picture of what's going on. And the picture that I'm going to draw is a supply and demand curve, which is basic to economics. So here is a supply and demand curve, and I'm going to put price on the vertical axis and quantity on the horizontal axis. And I take it that everyone can see that, price and quantity. And now what I'm going to do is put a supply and demand curve, and there's a supply and there's a demand curve. And let me show that to you. And let's assume that this is wages, and that right now the wage is $10 an hour. So everybody's making $10 an hour. Now let's introduce discrimination, and let's suppose that most people are right-handed and very few people are left-handed, and we righties decide to discriminate against the lefties. They're no good, they're a bunch of bums, they're in league with the devil, who knows what's wrong with the lefties. And now what we have is two demand curves. One demand curve for whites, that was the old demand curve, that hasn't changed. And now the way we introduce discrimination, it means that we, the hirers of workers, don't like lefties that much. So their demand curve, this is the demand curve for lefties, shifts to the left. And now instead of $10 an hour, they're making, let's call it $7 an hour. So the righties are making $10 an hour, and the lefties are making $7 an hour. But you remember the demand curve, the way the demand curve was set up originally or initially was based on the productivity of people. And there is no difference that I know of between lefties and righties in productivity. It's the same. So what we now have is a situation, and I'm going to make an equation here for whites, the profit equals a productivity minus wage. So there's the formula. And for whites, so I'm going to now say for whites, the productivity is 10 and the wage is 10. And therefore, the profit that you earn off of hiring a white is zero because we're in equilibrium, and that's
no big deal. For whites, the productivity is 10, as it was before, and the wage is 10, and the profit is zero. And we're in equilibrium, so profits are zero. However, now let's look at, why did I put whites? I should put righties. Sorry, I'm thinking of white, black, but we're now talking about left and right, and these are righties. Now I'm going to put lefties. So what's going on with lefties? What's the profit of lefties? Well, the profit of lefties is productivity is still 10, but the wage is now 7, so profit is 3. Sorry for my messy handwriting, but I hope you can all see that the profit, if you hire a lefty, is now $3 an hour. Well, is this stable? Is this going to last? No. Somebody is going to break the boycott against lefty. Well, it's not a boycott. We're hiring them. We won't pay them as much. I'm going to offer a 701. I'll make $299. Pure profit off of a lefty, but somebody else is going to offer him 702. Where is this going to end up? Back at $10, because wages tend to equal productivity. So this discrimination is impotent to hurt the target of the discrimination. Let me try it again. Only this time I won't be using whites or blacks or lefties and righties. I'll be talking about men and women. So what's the situation between men and women? The people on the left, that is the socialists, not lefties, but socialists say that women earn less money than men because of discrimination on the part of men. Men discriminate against women. And that's one hypothesis. It's a hypothesis. There's another hypothesis. It's called the marital asymmetry hypothesis. And the marital asymmetry hypothesis says that, yes, women on average earn $7 an hour for every $10 an hour, to use the same figures as before, of men. And therefore, the wage gap is 30%. Well, it's sometimes 25%, sometimes 28%. For round numbers, let's make it 30%. And so again, we're assuming that males and females have the same productivity. And again, profit equals the difference between productivity and wage. And we're going to have the same diagram or the same equation. The productivity of men is 10, and the wage of men is 10, and therefore the profit on hiring a man is zero. So there's our first equation. The second equation is the women. You hire a woman, and her productivity is also 10, I'm going to assume, and her wage is only 7. And therefore, the profit is, I hate to be repetitive, but when it works, it works, and keep going. So the profit to be earned off of a woman is $3. Now, that's not a an equilibrium situation, because everyone's going to hire a woman, and then the woman's wage will increase. So then why is it that women earn less than men on average? And the answer is marital asymmetry. So what's marital asymmetry? It's the idea that marriage enhances male income and reduces female income. Why? Because we economists have this thingy, this rule, whatever, that whenever you do anything, you do it at the expense or at the cost of doing something else that you could have been doing. Let's take two favorite characters that I use to illustrate this, a Yo-Yo Ma, a cellist, and what's his name, the sprinter. I forget the sprinter's name. I'll think of it in a minute. What's the time of Yo-Yo Ma, the cellist, in 100? Not too good, because he doesn't do much running, he does celloing. How good is the sprinter in playing the cello? Probably not too good. I don't mean to insult him, but he's probably not that good, because he spends all his time running and jumping and lifting weights, or whatever sprinters do. Well, what do women do? What do women do is they take care of babies. They shop and they cook and they clean. And when the baby is crying at 3 a.m, needs breastfeeding, well, obviously only a woman can do that. Namely,
women do a disproportionate share of the housekeeping and house cleaning and shopping and stuff like that. Well, whenever you do anything, you do it at the cost of not being able to do something else as well. Well, that's why women earn less, because their productivity in the market is lower. Now, look, 100 years ago or 200 years ago, it was easy to see why male productivity was better than female, because a lot of jobs took strength. You know, the way we cut down a tree was with a saw. The way we dug a hole in the ground to put in a pipeline was with a pick and shovel. And men are stronger than women on average. Look, there are some women shot putters that are way stronger than some men. But on average, men are physically stronger. And a lot of jobs required physical strength. But now women can operate a buzzsaw just as well as a man. So why is it that the woman is still earning less? Because she has lower productivity. What's the empirical evidence on this? Well, if you take female to male wages, so this is the wage of females to male, you're going to get 0.7. Wage of females to males is 0.7, but that's all males and all females. If you break it down by ever married and never married status, the wage of the never married, the ratio female to male is equal to 1.0. Well, it's not really 1.0. Whenever these statistics are made, you never get 1.0 anything. But they range from 0.9 to 1.1. Namely, the average of all the statistical evidence is equal. So if you're never married, by definition, you're not covered by marital asymmetry because you're not married. Well, then there's no difference between male and female productivity. On the other hand, if you take ever married, that ever married ratio is something like 0.4. Namely, for every dollar a man earns, an ever married woman, that is married, widowed, separated, divorced, whatever, she earns way less than 70 cents on the dollar. She earns something like 40 cents. The 70 cents is an amalgamation of ever and never married. So that's the theoretical reasoning and also the empirical evidence or illustration of this reasoning. So that's the first point I wanted to make about, what was it, does it do harm? No, it doesn't do any harm. It's impotent to hurt people. And the reason for the male-female gap is marital asymmetry. And the evidence shows that if you're never married, there's no gap. Even the wage rate between men and women aged 20 to 24 is virtually zero, because most people 20 to 24 are not married. Okay, what's the second reason? The second reason is a deontological or philosophical, namely that people have a right not to be discriminated against. Well, this is slightly problematic. Why do I have a right not to be discriminated against? From a libertarian point of view, from the point of view that I write, the only rights we have is not to be molested. Murder, rape, and theft and stuff like that should be against the law, and that's it, but not discrimination. Let me give you an example to illustrate the preposterousness of this idea that you shouldn't be discriminating. Male heterosexuals are discriminators. They discriminate against half the human race, namely other males, in terms of bed partners or marriage partners or love interests. Female heterosexuals are equally discriminatory. They also exclude half the human race, namely other women. Gay men are equally discriminatory. They too rule out of court for love interests or marriage or whatever, all female. And lesbians are equally discriminatory. They rule out all men. So what do we get? We get bisexuality. Namely, if you take this seriously, this non-discrimination, we all have to become bisexuals. Well, that's a little preposterous. I think even for the woke people, that's preposterous. So from a philosophical point of view, this discrimination is a non-starter. Well, I've been told to take 10 or 15 minutes. I think I've taken that. I'm sorry I had to go low tech on you with paper instead of electronics.
I hope you all got that. And let me again thank the Lodi Liberale for orchestrating this Italian translation of my book, The Case for Discrimination. I'm Walter Block. I'm a professor of economics at Loyola University. And I hope that this came across as well as it could. Bye. Allora, qui si emerge anche, come dire, l'umiltà di questo straordinario pensatore, di questo straordinario professore, eccetera. Avviso subito che io per tradizione non vedo prima il video, quindi mi spiace che abbiate sentito due volte lo stesso esempio che avevo fatto anch'io, ma non l'avevo ancora sentito. Allora, direi che possiamo tranquillamente cominciare con Riccardo, a cui cedo subito la parola, e benvenuto finalmente a Lodi Liberale. Grazie Lorenzo e agli altri amici di Lodi Liberale, è un gran piacere essere qui, insomma ne abbiamo parlato da tante volte e sono molto contento che ce l'abbiamo fatta. E da un lato appunto si realizza una cosa desiderata da tanto, dall'altro lato il peggior incubo che uno possa avere è quello di parlare in attesa che Cruciani si materializzi, penso che sia ecco il battesimo di fuoco, però insomma ce la giustriamo e da liberali, libertari siamo abituati a essere coraggiosi e combattere, insomma c'è di peggio. Molte cose le hai già dette molto bene tu, Lorenzo, nella presentazione, le ha dette lo stesso autore nel suo video, insomma, raccogliendo un po' così, gli argomenti principali. Di sicuro possiamo partire dal fatto che, appunto, giustamente ricordavi, io sono un giurista, diciamo uno degli elementi così che apprezzo certamente in tutto ciò che proviene dagli austriaci in senso lato è chiaramente la possibilità di capirlo, no? L'essere accessibile anche a chi economista non è, perché è un'applicazione della logica, è un'applicazione di un pensiero logico che parte da delle premesse, degli assunti, insomma, che tendenzialmente possiamo condividere o meno, ma insomma, se li accettiamo, ne discendono come conseguenze logiche una serie di affermazioni che sono quelle che fa appunto Block nel libro, e che possono apparire paradossali, possono appunto condurci a quella reductio ad absurdum delle posizioni liberal da un lato e conservatrici dall'altro, ma c'è poco da scappare, insomma, nel senso non se ne esce, cioè se si parte da certe premesse su una accettazione del principio di non aggressione, della libertà individuale come meritevole di protezione in quanto tale, allora ne discende anche la libertà di scelta del proprio partner, sia nella vita privata, come negli esempi, insomma, fatti, sia però anche nella vita invece professionale, nei rapporti di lavoro, nei rapporti contrattuali, dove invece si discute molto di più e dove la legge, proprio il diritto positivo, oggi è andato in direzione molto diversa, appunto, da quella, dai principi cari al libertarismo. Block quindi critica simmetricamente, come tipico di molti discorsi libertari, i progressisti da un lato, che sono a favore della discriminazione, che difendono le ragioni della discriminazione per rimediare a una serie di inconvenienti che non amano nella società, in parte derivanti dal passato, in parte tuttora presenti. Quindi, diciamo, applicando un criterio collettivistico, diciamo così, rigettando l'individualismo metodologico che invece è caro alla tradizione liberale, i progressisti invece sostengono la necessità di ragionare per gruppi, per categorie e quindi favorire gli appartenenti a un determinato gruppo in virtù semplicemente della loro caratteristica che appunto li riconduce a quel gruppo. Block, come è facile intuire, critica questa posizione, ma critica simmetricamente anche quella conservatrice che descrive un po' come il daltonismo, dal punto di cioè la necessità di essere colorblind, cioè ciechi al colore, cioè sostanzialmente non guardare alle caratteristiche, quindi far sì che la legge sostanzialmente vieti ogni forma
di discriminazione, e a cominciare da quelle basate sul colore della pelle, che chiaramente per ragioni storiche negli Stati Uniti sono particolarmente sensibili, sentite, appunto per ragioni che non è il caso, insomma, che, no, su cui non ci dilunghiamo, ma che sono di immediata comprensione, penso, per ciascuno di noi. Locke propone una terza, così, prospettiva, molto affascinante, molto provocatoria, ma appunto dalla cui logica stringente è difficile scappare, almeno secondo il mio punto di vista, e propone appunto una libertà radicale di scelta, una libertà in freedom in all realms, una libertà in ogni campo, e quindi anche una libertà di scelta, appunto, di coloro con i quali vogliamo avere a che fare. Questa è una declinazione in generale del principio della libertà di associazione, uno dei diritti classici, insomma, delle libertà di più antica concezione nell'evoluzione del costituzionalismo. La libertà di associazione deve implicare, in questa prospettiva, anche la libertà di non associazione, cioè non si può garantire seriamente la libertà di associarsi con qualcuno senza correlativamente accettare la libertà di non associarsi con qualcuno, la libertà di non avere a che fare con qualcun altro. È chiaro che tutto questo può avere ragioni molto poco condivisibili, e questo io credo che sia importante che ce lo diciamo, che lo ribadiamo e che facciamo attenzione a come poi il messaggio viene percepito, perché di questo è consapevole Block nel libro, sono consapevoli in tanti, e se ho tempo alla fine dirò brevemente delle due sentenze recentissime della Corte Suprema Americana in argomento. Anche da quelle sentenze emerge appunto una certa consapevolezza della necessità di dire: nessuno di noi ha simpatia per i razzisti, nessuno di noi ha simpatia per certe posizioni, per gli omofobi, ma nonostante appunto che voi tendiate ad associarci a quella robaccia lì, comunque la posizione che difendiamo rimane giusta, anche se appunto usando quegli artifici retorici, insomma, un po' fallaci, ma che possono fare presa sull'interlocutore, anche se appunto ci descrivete in quel modo lì come amici di un certo pensiero appunto profondamente distorto, noi non abbiamo niente a che fare con quello, eppure però difendiamo la necessità di chi bigotto è e chi omofobo è di poter decidere sostanzialmente con chi accompagnarsi, non solo nella vita privata, ma anche appunto nella vita professionale. Dicevo, la tendenza a cui assistiamo è una tendenza molto lontana da questo. La tendenza a cui assistiamo sia negli Stati Uniti di Block e delle sentenze di qui sopra e di tanta legislazione, tanta riflessione di studiosi sull'argomento, sia in Europa, è una linea di tendenza molto distante appunto dall'accettazione della libertà di scelta del contraente in senso lato, della libertà di scelta di coloro con i quali avere a che fare, perché la legislazione, ripeto, sia negli Stati Uniti sia in Europa, sta progressivamente allargando le maglie, diciamo, il novero dei comportamenti vietati da questo punto di vista, e quindi allargando il numero di scelte che non si possono fare e restringendo correlativamente la libertà di scelta. Questo sempre appunto all'insegna di una lotta a dei pregiudizi, di una lotta a dei torti del passato, di una lotta a una serie di cose che nella società non ci piacciono, che non piacciono ai liberi, ma non piacciono probabilmente neanche a noi. Però appunto secondo la prospettiva che oggi il legislatore incarna e fa propria, questo giustificherebbe appunto un intervento del legislatore. E così assistiamo appunto ad un aumento, da un lato, delle categorie protette, dei gruppi protetti, dall'altro lato a un aumento delle azioni vietate. Quindi in combinazione di questo i gruppi protetti tendono ad allargarsi,
le azioni libere tendono a restringersi, questa è la direzione nella quale stiamo andando. Ci stiamo andando sicuramente in Europa, parlo un momentino dell'Europa e poi torno agli Stati Uniti e mi avvio poi verso la conclusione. In Europa c'è un caso che io cito sempre a lezione, che mi colpì molto e che riguarda proprio la zanzara in realtà, perché appunto dalla zanzara è nata una vicenda che è arrivata fino alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quando l'avvocato Taormina disse che non avrebbe avuto nessuna intenzione di assumere gay, avvocati gay nel proprio studio. E chiaramente nello stile un po' che tutti conosciamo, no? Cruciani glielo ha fatto dire in maniera appunto un po' insomma provocatoria, insomma gliel'ha un po' tirato fuori, ecco, però appunto l'affermazione è chiara, cioè, ed è anche divertente vedere come la Corte di Giustizia debba spiegare la zanzara, no? Come dire, l'affermazione resta, c'è cioè un personaggio pubblico, un politico, un uomo stato insomma appunto incarichi importanti in governo, ma nella fattispecie parlando da avvocato dice: io non ho intenzione di assumere omosessuali nel mio studio. E ne nasce una controversia, per farla breve, un'associazione di giuristi per la protezione dei diritti degli omosessuali gli fa promuove un'azione nei suoi confronti per aver violato sostanzialmente appunto il diritto antidiscriminatorio. E un aspetto interessante è che non era stato violato il diritto di un singolo, tra l'altro, non è che c'era un avvocato che aveva fatto domanda, aveva fatto il colloquio, era qualificatissimo e Taormina gli avesse detto non ti voglio perché sei gay, era una questione teorica, ma ciò nonostante è stato ritenuto che appunto la legge in vigore oggi in Europa, quindi in Italia, sia contraria alla liceità di un simile comportamento e quindi la condanna di Taormina è stata ritenuta una condanna economica, non penale, una sanzione, un illecito amministrativo autonomo, però comunque è stato ritenuto contrario alla legge dire una cosa del genere alla zanzara, perché sostanzialmente sarebbe disincentivante per gli omosessuali nel fare domanda presso il suo studio. E chiaramente una delle cose su cui uno si può interrogare, che emergono anche dal libro di Bloch un po' pur in trasparenza, è: ma è possibile che in Italia non ci siano abbastanza avvocati e studi legali per trovare un'alternativa, no? Proprio da Taormina deve andare a lavorare un avvocato omosessuale, no? E queste sono le tante cose insomma, che emergono, che secondo me si possono criticare da una prospettiva di questo tipo. Se però noi, e mi avvio verso la conclusione quasi, se però siamo abituati a pensare che in Europa tutto questo sia, quindi non ci stupisce probabilmente tanto, no? Ecco, che sarebbe andata così l'esito di quel caso, forse non ci stupisce più di tanto. Ecco, negli Stati Uniti le cose sono un po' più complicate, noi insomma al di qua dell'oceano siamo un po' abituati a pensarla come una così, come una terra dove insomma queste cose non succedono, o dove magari ci sono insomma delle sacche di resistenza a questa linea di tendenza. E il quadro che emerge andandosi a studiare un po' le sentenze, tutta una serie di casi americani, non è proprio questo, non è proprio quello appunto di un luogo dove invece la libertà di scelta del contraente viene ancora protetta. Per farla breve, ci sono stati tutta una serie di casi molto importanti, l'ultimo dei quali appunto è una delle sentenze della scorsa settimana, che hanno riguardato i cosiddetti wedding vendors, cioè coloro che offrono servizi legati ai matrimoni. Quindi pensate ai fotografi, pensate a quelli che stampano gli inviti, i fiorai, e quelli che fanno magari un sito internet, nella fattispecie, i pasticceri, tutti i fornitori, chi a proposito di sposati e non sposati, chi ha avuto esperienza diretta o insomma di matrimoni, sa che c'è tutta una serie di fornitori, no? Ecco, negli Stati Uniti, dove la religiosità è ancora molto più forte che da noi, insomma, ci sono stati alcuni
alcuni forni, appunto, di questi piccoli imprenditori che hanno rifiutato di fornire i propri servizi per dei matrimoni omosessuali. Quindi, preferendo non guadagnare sostanzialmente, preferendo rinunciare a un'opportunità di lavoro e di guadagno, pur di non andare contro i propri principi religiosi. Ecco, la libertà religiosa appunto negli Stati Uniti è ancora presa molto molto sul serio e quindi, come dire, sembra esserci un certo spazio per riconoscere da parte della Corte Suprema americana come dire, questo comportamento possa essere legittimo. Cioè il dire no, io ti discrimino in quanto omosessuale perché non ti do i miei servizi, ma lo faccio in virtù di una serie, di una mia convinzione religiosa profonda, è una condotta legittima per la legge. Questo sembra dire la sentenza della scorsa settimana, appunto, cosa che non aveva mai fatto la Corte Suprema americana. E appunto, in realtà, se uno va a vedere cosa aveva detto prima la Corte Suprema americana, ad oggi a maggioranza ideologicamente conservatrice indiscussa, e cosa avevano detto però tutta una serie di corti supreme statali e corti federali di grado inferiore, invece c'è tutta una serie di sentenze che dicono no, la legislazione antidiscriminatoria non può assolutamente consentire questo tipo di discriminazioni, e quindi piuttosto chiudi, piuttosto se la tua alternativa è come dire, o non lavorare oppure lavorare solo per alcuni, non lavori. Questo è stato detto da molte sentenze. Ecco, la Corte Suprema oggi sembra aver detto qualche cosa di sembra aver aperto uno spiraglio per invece garantire la libertà di scelta del contraente, la libertà di non accompagnarsi a qualcuno, quantomeno laddove questo sia basato su convinzioni di tipo religioso che si mescolano con la libertà di espressione, sostanzialmente. Nella fattispecie questo caso riguardava una che doveva fare un sito internet per un matrimonio. Allora lì fare un sito internet era stata considerata una manifestazione della libertà di espressione, una sottospecie della libertà di parola, e quindi cioè un esempio di libertà di parola, e quindi la libertà di parola protetta fortissimamente dal primo emendamento della Costituzione americana, insieme alla libertà religiosa, insieme alla libertà di associazione, quindi protetta. Laddove però queste attività non siano manifestazioni di pensiero, e appunto poi dipende da caso a caso, un conto è quello che scrive a mano i biglietti d'invito e allora lì fa appunto e si esprime, un conto è quello che fa il sito internet, un'altra cosa sono i pasticceri magari, un'altra cosa sono i fiorai che non stanno esprimendo, non c'è speech in quello che fanno sostanzialmente, non c'è parola, non c'è manifestazione del pensiero. E allora lì la protezione sembra essere stata minore. Chiudo ancora dicendo che in effetti lo stesso Gorsuch, il giudice che ha scritto questa sentenza qualche anno prima, aveva in realtà un po' a sorpresa allargato appunto diciamo in via interpretativa, quantomeno di fatto il risultato è quello, gli obblighi antidiscriminatori, perché si poneva la questione se il divieto di discriminazione nei rapporti di lavoro riguardasse anche che è previsto dalla legislazione americana sulla base del sesso, riguardasse anche l'orientamento sessuale, e quindi sostanzialmente ha detto di sì, ha detto che non c'era scritto ma hanno inteso questo, e quindi, come dire, non ci si è posti la questione, ci si è limitati ad una, come dire, all'interpretazione, senza chiedersi se in realtà questi obblighi barra divieti siano in sé incostituzionali. A questo la Corte Suprema americana non si è sognata di arrivare, quindi facciamo attenzione quando ascoltiamo queste sentenze, quando leggiamo di queste sentenze, ne leggiamo il titolo, ecco, poi, come dire, quando poi uno scende nel concreto ad analizzare, non c'è mai stata un'affermazione così forte come quella, ecco, che vorrebbe Block, così torniamo al libro. Quindi c'è un certo spazio in più negli Stati Uniti sicuramente, ma lungi dall'essere quello che Block vorrebbe. E se appunto siamo invece persuasi dalla prospettiva di Block, c'è sicuramente ancora molto da fare,
sicuramente ce n'è particolarmente al di qua dell'oceano, ancor di più, e quindi non posso che chiudere appunto ringraziando Lorenzo per la fatica meritoria di averlo tradotto, questo libro è diffuso quindi così, anche grazie all'editore di Bedi Libri, al pubblico italiano, e quindi insomma avanti così, che di lavoro da fare ce n'è tanto. Grazie. Assolutamente sì, Riccardo, ti chiedo solo una cosa, perché c'è un'altra sentenza proprio in questi giorni, che invece è quella sulle quote, credo che anche questa meriti di essere. Sì, non ho fatto tempo, ce ne sono state tre, sì, ecco, sì. A distanza di 2 o 3 giorni, un'altra anche molto bella, nel senso molto significativa, contro il piano del presidente americano Biden di cancellare i debiti studenteschi, quindi anche lì, ma quella non ci riguarda stasera, ecco. Quella a cui fai riferimento tu, sì, la terza, scritta invece dal Chief Justice Roberts, in cui sostanzialmente, ed è sicuramente molto attinente al nostro tema, in cui si dice che le cosiddette azioni positive non hanno più ragion d'essere, non sono più giustificate. Forse lo erano 20 anni fa, l'ultima volta in cui la Corte Suprema le aveva sostanzialmente salvate, oggi basta. Le azioni positive sono sostanzialmente quelle misure che prevedono delle quote, appunto, tipicamente si parlava, era una causa promossa da alcuni studenti contro Harvard e contro l'Università della North Carolina, perché appunto queste università, come è noto, prevedono una serie di appunto misure, si chiamano azioni positive perché appunto non accettano gli studenti in maniera del tutto uguale, del tutto uguale dal punto di vista formale e non discriminatoria, ma discriminano in modo positivo a favore degli appartenenti a certe categorie. E uno dei criteri principe è quello della razza, appunto. E quindi coloro che sono tipicamente gli afroamericani sono stati favoriti da questo tipo di politica, che già la Corte Suprema americana ricorda questa sentenza ultima, lo ricorda, già avevano limitato dicendo che insomma l'unica ragione per cui questo tipo di programmi è giustificabile è che sostanzialmente permettono di aumentare la diversity delle classi, cioè permettono di avere gruppi classe variegati al loro interno, e questo è un vantaggio didattico e di apprendimento, e quindi questa era l'unica ragione che giustificava. Però la ritengono sostanzialmente superata, dicendo dobbiamo invece superare le discriminazioni anche positive, e quindi prendere l'uguaglianza in senso più letterale, e dire appunto che non si può discriminare neanche a favore di certi gruppi, e quindi sicuramente insomma va nella stessa direzione di quella che invece ricordavo io prima un momento fa, anche se appunto non si sognano minimamente di dire, ma neppure di mettere in discussione la legislazione antidiscriminatoria, una possibile incostituzionalità della legislazione antidiscriminatoria perché è lesiva della libertà di scelta. Tutto questo non c'è, questo è bene che si consideri. Ci si può chiedere cosa succederebbe se, per le università interamente private, perché un dettaglio importante, Harvard è un'università privata. Uno dice, ma perché devono andare a mettere bocca su come Harvard seleziona? Perché la legge prevede che Harvard, ricevendo fondi pubblici, allora si debba comportare come un'università pubblica e quindi non discriminare. Sarebbe interessante chiedersi appunto se un'università privata possa liberamente scegliere, interamente, in maniera del tutto libera, scegliere di fare delle azioni positive nella scelta dei candidati come studenti. Probabilmente sì, perché è una sfera di autonomia privata che non viene toccata. Parallelamente all'opposto c'è da chiedersi appunto quanto invece gli obblighi antidiscriminatori permeino sempre di più le relazioni puramente private, perché appunto se questa sentenza va in una certa direzione, in realtà ce ne sono altre, perfino della Corte Suprema attuale a maggioranza conservatrice, che invece
non sembrano portare la libertà di scelta così avanti, ecco. Credo che sia importante anche perché, come dire, ci dimentichiamo sempre, questo è un caso tipico per cui per combattere delle potenziali disuguaglianze se ne introducono delle altre, perché ovviamente in questo caso non viene valorizzato il merito, ma appunto ci può essere tranquillamente un ragazzo, una ragazza bianca che invece non viene negato l'accesso all'università proprio perché ci sono questi tipi di quote. E ci si dimentica invece, per tornare agli altri tipi di discriminazione, che spesso il mercato è la soluzione, ce l'ha spiegato Block, e quindi tendenzialmente questi basterebbe lasciare agire le forze del mercato. Per citare sempre il libro, proprio su questo, secondo me, è efficacissimo. Per essere ammessi agli istituti statali di istruzione superiore, occorre superare degli esami di ammissione, solitamente basati sull'intelligenza e o sulle conoscenze. Questa è una provocazione, ma vi assicuro che ci riprendete ovviamente così. Nella terminologia che stiamo utilizzando, l'università discrimina a favore di coloro che sono in tal modo accettati come studenti, ma altre persone sono state respinte, ossia sono state discriminate sulla base della loro mancanza di conoscenza e di intelligenza. Ciò è scorretto e non dovrebbe esistere nella filosofia in discussione. È vero che se l'università pubblica adottasse una rigorosa politica di non discriminazione sulla base dell'acutezza mentale, cesserebbero di esistere come centri di istruzione superiore. Se invece le università pubbliche volessero continuare a discriminare su questa base e a farlo legittimamente, allora dovrebbero essere privatizzate, perché come ricordava Riccardo, il punto essenziale anche in questo ragionamento è sempre, come dire, se la discriminazione viene applicata in qualche modo sulle libere scelte, le libere interazioni volontarie sul mercato e quindi tra privati, oppure all'interno di organizzazioni pubbliche. Perché? Perché a monte ci sono due aspetti che sono fondamentali, che tendiamo troppo spesso a dimenticare, ovvero che i servizi pubblici sono finanziati dalle tasse di chiunque e quindi in quel caso non dovrebbe esserci la discriminazione, e secondo, che lo Stato e quindi qualunque intervento pubblico è basato sulla coercizione e quindi è fisicamente un qualcosa che viola le libere interazioni individuali. E quindi è importante fare la distinzione tra discriminazione privata e discriminazione pubblica, è importante fare una distinzione in qualche modo anche qui tra atti discriminatori intesi come aggressione alla proprietà o alla libertà altrui o alla persona altrui, e discriminazione appunto come scelta di sostanzialmente con chi interagire. E anche questo è sostanzialmente, come dire, abbastanza facile smontarlo con dei paradossi, no? Perché secondo il libertarismo, dice Block, il ruolo dello Stato è al massimo quello di proteggere le persone e la proprietà. La sua responsabilità è di stabilire regole che permettano a tutti di competere, ma non di cercare di garantire uguali risultati. E qui c'è la provocazione fatta a persona come Block. Se una lesbica protestante alta ma brutta, cieca e con l'alito cattivo, guadagna più di un omosessuale cattolico basso, sordo e divorziato ma intelligente, o se un ebreo ateo, calvo e costretto sulla sedia a rotelle, viene promosso a un posto di lavoro ambito da una donna ebrea, bella ma grassa e priva di senso dell'umorismo, non dovrebbe essere affare dello Stato. Credo che sia la classica provocazione che ci fa capire per cui le persone dovrebbero avere il diritto di associarsi volontariamente con gli altri a qualsiasi condizione ritengano reciprocamente accettabile. Dovrebbero poter assecondare i propri pregiudizi, a prescindere da quanto sgradevoli appaiano. E quindi il diritto di associazione è semplicemente incompatibile con un programma che obbliga i datori di lavoro, chiunque altro, ad assumere lavoratori in base all'etnia, al genere o a qualsiasi altro criterio. E con la provocazione di Block è magicamente comparso Giuseppe Cruciani, che ringrazio per essere con noi, che è stata una giornata difficile. Quindi grazie, abbiamo citato, te l'ho scritto, ma magari non so se l'avevi letto, insomma, anche il caso dell'avvocato Taormina, che l'ha accettato il professor De Caria, che, come dire, grazie a dichiarazioni fatte alla tua trasmissione si è andato alla Corte Europea. E quindi, insomma, di questi temi, per quanto riguarda appunto quote, discriminazione, politicamente corretto, credo che tu sia un maestro nella provocazione quotidiana attraverso la tua trasmissione, e quando ci siamo sentiti per proporti la serata hai detto anche che Block è un autore che conosci, che hai apprezzato anche il precedente libro. Quindi siamo assolutamente ansiosi di ascoltarti. A te la parola. Allora, io vi dico subito una cosa. La vicenda di Taormina di tanto tempo fa, che è stata prima evocata da quello che mi hai detto, è abbastanza significativa
del mondo complesso in cui viviamo, perché oggettivamente Taormina disse una frase, io la ricordo benissimo, ovviamente contestabile, se i suoi giudizi sugli omosessuali sono contestabili, ma questo non è il punto. Lui lo riconsiderava contro natura, eccetera, eccetera. E però anche qui io mi sono sempre battuto per la libertà della sua discriminazione. Cioè, lui, non capisco qual è il oggi, adesso poi vado al punto della questione di Taormina che mi sembra molto importante per questa discussione. Cioè, dire oggi un omosessuale contro natura viene considerata una discriminazione, e anche se in realtà non discrimina nessuno, perché non è rivolta ad una singola persona. Io considero gli animali una mia idea, è una mia teoria, è un mio libero pensiero. Ma se tu dici oggi l'omosessuale è contro natura, vieni, qualcuno ti può portare in teoria in tribunale. E a mio parere invece c'è appunto il diritto alla discriminazione, cioè dire il diritto a discriminare, che in questo caso assume un'accezione negativa ormai nella vulgata del politicamente corretto, nella vulgata di una società in cui le parole sono bandite, dire appunto un omosessuale contro natura, cosa che io non penso ovviamente, è diventata discriminazione. Taormina disse non solo questo, disse anche che non avrebbe assunto, correggetemi se sbaglio, anche se è avvenuto in una trasmissione che conduco, per cui dovrei ricordarmi, ma disse che non avrebbe mai assunto nel suo studio un omosessuale. Ora, al di là del fatto che è difficile riconoscere un omosessuale o no, noi giochiamo un po' su questa cosa qua. Anche qui, apparentemente ci può essere una discriminazione, cioè che è quella, dice, vabbè, io metto una barriera, a parte che la cosa era semplicemente enunciata e non poi messa in pratica. Ma sarei curioso, ma è passata l'idea della discriminazione, invece lui alla fine è stato condannato a risarcire un'associazione. Anche qui, già il fatto che sia stata un'associazione ad andare in tribunale in rappresentanza di X omosessuali è abbastanza curiosa, cioè qual è l'interesse in gioco in quel caso? Cioè, l'interesse in gioco è quello di chi? Degli omosessuali che si sentono minacciati da Taormina, che in teoria non li vuole assumere. Cioè, mancherebbe in teoria proprio l'oggetto del contendere. Cioè, manca la discriminazione vera e propria. Eppure i tribunali l'hanno condannato per discriminazione nei confronti di X omosessuali che lui non vorrebbe in teoria. Cioè, siamo arrivati ormai alla condanna anche di una cosa che tu non metti in pratica, cioè di un'idea, anche se solo abbozzata. Non mi piacerebbe lavorare con un omosessuale accanto, cosa che è legittima naturalmente, e che naturalmente in questo caso invece è stata interpretata dal pensiero corrente come discriminazione. Io credo che questa roba qui, che è una delle tante condanne che ci sono state per questi motivi, sia un po' lo specchio di quello che accade oggi. Sì, e dunque della forza del ragionamento di Bloch, di conseguenza della forza del suo ragionamento, della potenza del suo ragionamento. Mi dovrei prendere del libro di Bloch e portarmelo in trasmissione ogni sera per ribattere a quelli che invece, o al mio stesso compagno d'avventure che mi rimprovera di essere troppo libertario e di essere, affezionato a un'idea di libertà che si avvicina di più in teoria agli Stati Uniti, anche se poi gli Stati Uniti invece sono la culla d'altro canto invece delle peggiori nefandezze da questo punto di vista. Sì, credo che sarebbe importante che tu lo regalassi a Parenzo, credo che sarebbe una cosa che sarebbe stimolante durante la trasmissione. Ho ricordato la mia introduzione. Assolutamente, lo farò. È un libro da regalare ad amici sinistri e amiche femministe, perché li farà impazzire e si stimoleranno delle discussioni interessanti. Se poi questa cosa venisse citata anche nelle tue trasmissioni, sono contento. No, ma questo, ti farò questo regalo perché è un tema di cui sono appassionato. Recentemente mi sono appassionato al caso di un ebreo negli anni 70 in America, abbastanza conosciuto, di cui adesso mi sfugge il nome, che si batté per
per a favore della libertà di parola di un gruppo di nazisti. Un caso abbastanza famoso negli Stati Uniti a metà degli anni 70, e quando gli chiedevano le comunità ebraiche cui apparteneva, eccetera, ma perché fai questa cosa qua? Perché, vedete, diceva, il nazismo non va combattuto senza che i nazisti si possano esprimere. Il concetto di libertà è più importante della repressione, è più importante della repressione dei pensieri e delle parole, perché solamente confutando quello che i nazisti in questo caso dicono, i nazisti non vengono eliminati perché uno decide che non possono parlare. Adesso l'esempio è quello dei nazisti, ma possiamo applicarlo a qualsiasi cosa, gli omofobi, quelli che vengono considerati discriminatori, quelli che odiano i panzoni, quelli che odiano i calvi come Maggi, quelli che odiano i grassi. Non è che li eliminiamo non facendoli parlare o reprimendo o restringendo il loro campo di azione. Ovviamente li si elimina, tra virgolette, li si combatte in che modo? Li si combatte confutandoli, andando nel merito e scoprendo, mettendo in rilievo la loro pochezza, diciamo, no? La pochezza delle loro argomentazioni. Solo in questo modo ce la possiamo fare. E vista la serata, ci tengo a ribadire che non sono calvo, ma tecnologicamente svantaggiato. E questo giusto per essere precisi. No, sembra adesso che puoi utilizzare un termine politicamente corretto. Che hai fatto benissimo, Mike. C'è anche nel volume, esattamente, la discriminazione viene praticata nei confronti, cioè viene tutelata nei confronti neri, donne, eccetera, eccetera, ma non nei confronti di calvi. Sì, però me devi far avere cartacee, perché sono attaccati ai volumi cartacei, non me le devi far avere. Sì, adesso bisognerà parlare anche con Michele. Assolutamente sì. E giusto per capire anche perché i pregiudizi sono qualcosa che possono essere moralmente deprecabili, attaccabili, ma aiutano. Fa Walter Williams, un economista di colore che viene citato nel libro, secondo me fa due esempi che sono assolutamente spettacolari. Supponiamo che entrate in una stanza e vediate una tigre seduta sul divano. Che cosa fate? Avete due possibilità di azione. La prima, essere prevenuti nei confronti dei tigri, chiudere bene la porta e chiamare la polizia o le persone che si occupano della protezione animali. Oppure potete essere privi di pregiudizi, non giudicare le tigri, non tracciare un profilo di terrorista tigre sulla base del suo precedente comportamento. In questo caso andate dalla tigre e le dite: ehi, che succede tigre? Come va? E cercate di dargli 5. Oppure le chiedete: sei feroce? Avete una mentalità aperta? Solo perché ogni altra tigre che avete incontrato vi avrebbe morso, siete aperti alla possibilità che forse questa tigre non lo farà. Se questo è razzismo o specismo, fate pure. Tale pensiero è solo un comportamento basato sull'evidenza empirica. Il secondo, che lo leggo perché è più lungo, ma l'esempio lo faccio, è quando Walter Williams dice: ponete che io, facciamo un esperimento, io vi do 500 dollari sostanzialmente a chiunque di voi, andate in un campus e dovete trovare due persone, una che sappia schiacciare a canestro e l'altra che sappia risolvere un'equazione quadratica. Potete anche offrire dei soldi a queste persone, a me non interessa, io do i soldi solo a voi. Che cosa è ragionevole che facciano le persone? Andranno tendenzialmente da un maschio di colore per quanto riguarda la schiacciata a canestro e da parte nei confronti di un asiatico per quanto riguarda la risoluzione delle equazioni quadratiche. È un pregiudizio, sì, ma è anche un qualcosa che è, come dire, all'inizio ragionevole e che poi, come tutti i pregiudizi, devono essere combattuti, esistono eccezioni, eccetera. Però ci fa capire come questo tipo di ragionamento sia qualcosa di quasi naturale e che finché lo sforza in aggressione, in qualche modo è discriminatorio e dunque è però necessario, discriminatorio è però, diciamo, necessario o comunque naturale. Ma guarda, da questo punto di vista, il campionato di football americano dell'NFL offre grandi esempi delle contraddizioni un po' americane, no? In tema di inclusione e tutte queste parole qui. Il campionato dell'NFL è fatto di squadre dove il 70%, ormai l'80% dei giocatori sono di colore. E ovviamente le squadre, nello scegliere dei giocatori, necessariamente cercano soprattutto per certi ruoli, tranne il quarterback, dei giocatori di colore. Nel quarterback, che è un gioco che è un ruolo meno di fatica e più di cervello, c'è invece storicamente, anche se adesso i tempi sono un po' cambiati, storicamente una maggioranza di bianchi. Questo cosa significa?
può significare tante cose, non stiamo qui a dilungarci, ma perché una volta si preferivano i quarterback, adesso un po' meno, ma insomma siamo sempre su una percentuale di 70-30, più o meno, 70 bianchi, mentre negli altri ruoli cosiddetti di fatica, diciamo ruoli più fisici, gli uomini di linea nel football americano sono nel 99% tutti neri, i quarterback sono 70% bianchi e 30% neri. E cos'è, cosa c'è lì? Discriminazione? Cioè, sì, c'è una discriminazione, nel senso che tu ti rivolgi a una tipologia di quarterback perché pensi che sia più efficiente, perché sia più adatto a questo ruolo. E però poi, diciamo, il football americano, come tutti gli sport americani, sbandierano le loro politiche di inclusione, di no racism e tutte queste cose qua. Per cui l'esempio che hai fatto prima è assolutamente calzante. E soprattutto ci dicono, cioè tendenzialmente quando si affrontano queste discussioni non c'è mai il contrario, nel senso che non si è mai visto nessuno che propone la quota bianca nell'NBA, nel senso che ovviamente nell'NBA c'è... No, esatto, ne propongono la quota, no, nel football americano propongono la quota, c'è cioè una cosa strana che fa discutere molto, che è questa clausola, tu quando scegli un allenatore devi sentire, non solo l'allenatore, ma tutta la filiera dello staff, del coaching staff, mentre con i giocatori no, ma nella filiera del coaching staff tu nei colloqui devi sentire almeno ogni quattro, adesso non mi ricordo bene quale sia la percentuale, ma ogni quattro, se fai quattro colloqui, almeno uno deve essere con una persona di colore o comunque con una persona di una etnia diversa da quella bianca, diciamo, etnia, insomma, sbaglio i termini, ma insomma, avete capito. Sì, c'è un'espressione che riassume questa cosa qua. E ovviamente questa cosa spesso produce che cosa? Produce delle cose farsesche, nel senso che tu fai dei colloqui finti, dove già sai che non sarai scelto, ma vieni a fai il colloquio solamente, quel colloquio solamente perché sei di colore. Lo sai, ne sei consapevole, lo fai, e dunque si creano intanto dei cortocircuiti con persone che hanno fatto causa perché già sapevano che non sarebbero stati scelti. Cioè, ci sono delle cose fenomenali, cioè, sono obbligati a fare il colloquio, poi non c'è una regola della percentuale, però se a un certo punto succede che su 32 coach della National Football League ce ne sono 25 bianchi, qualcuno si inalbera e dice no, però ce ne vorrebbe di qualcuno in più nero, in base a che cosa non si capisce, in base al fatto che pensano che siano discriminati. Infatti c'è anche qui nel volume è citato per esempio i casi di rapporti interpersonali, perché qui sono economici o sportivi, e cioè si arriva al paradosso per cui allora per concedere la licenza di matrimonio, visto che matrimoni misti sono una straordinaria minoranza, bisognerebbe chiedere se nella scelta del partner hai fatto il sondaggio anche essendo bianco nei confronti dei neri o essendo nero nei confronti dei bianchi, che ovviamente è un paradosso ma è altrettanto logico come ragionamento. Altrettanto le associazioni che vietano le iscrizioni alle donne sono problematiche, le associazioni composte solo da donne e la cui gli uomini non possono iscriversi, ovviamente quello no. E la stessa cosa viene fatta per quanto riguarda gli sport, no? C'è un bellissimo capitoletto su questa giocatrice di golf che sostanzialmente ha avuto un ottimo risultato e quindi si dice che dovrebbe essere, è stato concesso di partecipare a un torneo maschile. E questa cosa era stata salutata come uno straordinario successo che dovrebbe essere ampliato, eccetera. La riflessione molto semplice è che quando gli sport sono in maniera preponderante basati sull'attività fisica, se fosse così, anche le migliori campionesse del mondo, le maggiori velociste, non riuscirebbero a qualificarsi neanche per i campionati studenteschi, perché ovviamente c'è una differenza di conformazione fisica, di forza, cioè, che è un qualcosa che esiste in natura. Quindi credo che sia uno dei libri più provocatori e utili che ci possano essere. Bernardo, intanto che lascio la parola a te, poi Giuseppe se vuoi intervenire dopo magari hai tutto il diritto di incursione nei confronti del nostro giovane. Sì, faccio un'incursione e poi vi lascio perché devo andare. No, giovane Bernardo, a te. Che non ti sentiamo, prova un po' adesso perché non so se c'è qualche problema con l'audio. Bernardo? No, non ti sentiamo. Bernardo Silva, grande giocatore del Manchester City. Avevamo fatto la prova prima e quindi funzionava tutto, anche perché ha Bernardo la fortuna di conoscere Walter Block personalmente, quindi oltre che averlo letto è un qualcosa che credo che possa... Prova.
No, mi sa che hai qualche problema, Bernardo. Mi sa che beh, non è fino ad uno. Nel frattempo io ti saluto e l'unica cosa che... la cosa che voglio dire, mi devi assolutamente mandare il libro di Bloch cartaceo, già me l'hai mandato ovviamente qualche giorno fa in PDF. È un libro che diventerà una bandiera assolutamente della Zanzara, una bandiera della libertà di pensiero, e dunque sarà uno dei libri guida del prossimo mese, ma anche della prossima stagione. Questo credo che Michele Silenzi e la Liberi Libri sono particolarmente felici, anche Nicola, visto che è diventato proprietario della casa editrice. E ci vediamo nei prossimi giorni a Bari. Naturalmente, assolutamente sì, ci vediamo a Bari per la ripartenza. Verrà verificato tutto ciò, mi raccomando. So che Parenzo avrà due tipi di reazione: o si arrabbia e litigherete in maniera più che fruttuosa, o magari diventa libertario dopo questa lettura. Questo ho i miei dubbi. Le coppie sono due, una per te e una per Parenzo. Succede qualcosa all'interno, per esempio, no? Stiamo parlando sempre di cose legittime. All'interno di una comunità, una cerchia ristretta come la comunità ebraica, tu vedi spesso dei matrimoni tra persone della stessa religione, no? E che ovviamente non c'è niente di male, per carità. Però nessuno parla, nessuno pensa che quella roba lì sia una discriminazione, eppure un po' lo è. Cioè, un po' lo è. Pensa a due rivali d'amore, che si giocano, diciamo, vuol dire, il matrimonio con un parenzo qualsiasi, di cui una però è ebrea, l'altra è, diciamo, non ebrea. E mettiamo che lui ami tutte e due allo stesso modo, no? E che sono in competizione per sposare Parenzo. So che è una cosa un po' bizzarra, però può succedere anche questo. Ecco, lui sarà portato a scegliere naturalmente la persona che ama, però più vicina alla propria religione, dunque, diciamo, una persona, una donna di religione ebraica. Ecco, tutto questo uno può vedere, per me è normale che sia così, ma in fondo è un po' discriminatorio se poi... Ma c'è appunto il diritto alla discriminazione, come noi sappiamo, ed è l'oggetto del libro di Bloch. Quindi questa cosa di ricordare a Parenzo che pratica la discriminazione, la ascolterò con piacere nelle prossime assolutamente puntate. La pratica, e noi siamo contenti che la pratica. Assolutamente sì. Ciao Giuseppe, grazie per l'incursione. Ciao, Bernardo, vediamo se senti. No. Ecco, prego, a te. No. No, purtroppo si sente male, Bernardo, prova ancora un po'. Non so perché, ma si sente male. Non ti sentiamo. Non riusciamo a sentirti. Credo che ci sia, prova ancora a uscire, a tornare. Credo che l'incursione... Abbiamo implementato l'audience della Zanzara da parte dei libertari, secondo me, perché questa cosa sono tutti curiosi di ascoltare Bloch citato all'interno della Zanzara e soprattutto le reazioni. Tutti i libertari italiani ascolteranno la Zanzara, quindi avrà 20 ascoltatori in più in pratica. No, fortunatamente sono e siamo molti di più, ma poco... Non lo sappiamo. Esatto, cioè sono poco coordinati, poco raggruppati e poco visibili, ma insomma fortunatamente ce ne sono molti di più. Sì. Anche perché poi credo che dal punto di vista tuo, come professore di diritto dell'economia, anche solo ipotizzare di affrontare questioni di questo tipo sia facile, non so, Riccardo, cosa dici? No, certo, Adesso? Sì, adesso sì. Sì. Non si sa, non si capisce. Scusate il... Prego. Devo dire che questo libro, nonostante l'avessi letto appunto in inglese quando è nel 2010, che quando era uscito, pensavo appunto che avesse un po' perso di attualità, o perlomeno non pensavo. Rileggendolo invece, trovo di una grande attualità per due ragioni. La prima, quella che si menzionava prima, no? La questione delle sentenze, soprattutto di recente. Però un'altra, possiamo dire, teoricamente, insomma, più importante dal punto di vista teorico, perché effettivamente Bloch, quello che fa in questo libro è cercare di smontare dal punto di vista sia filosofico, quindi nella fattispecie dal punto di vista libertario, sia economico e insomma, per economico intendiamo appunto la visione austriaca, i grandi dogmi, no, che negli ultimi anni ci hanno inculcato, mettiamola così, e soprattutto, no, si sentono dappertutto.
Avrei utilizzato il verbo fracassato, ma comunque giustamente ci hanno inculcato, è più corretto. Scusa, Bernardo. No, esatto, esattamente. E quindi beh, poi tra, però la cosa interessante è che è capace proprio di coniugare da una parte appunto la teoria sociale libertaria, l'etica libertaria, mettiamola così, con la teoria austriaca. È curioso che Ludwig von Mises nel 1922, quindi quando scrive Socialismo, dedica un capitolo, secondo me dei più interessanti, alla questione familiare, alla relazione che c'è tra il capitalismo e la famiglia, e di conseguenza anche il socialismo, ecco. Come il capitalismo abbia cambiato la famiglia, qual è il rapporto tra la famiglia, per esempio, in Occidente, il ruolo della donna in Occidente rispetto all'Oriente, che ruolo ha avuto il capitalismo, in che maniera il mercato è andato incontro alle necessità delle donne, eccetera. E conclude dicendo che i prossimi studiosi dovranno chiarire ancora di più, e la cosa più urgente da fare è chiarire la questione familiare, il rapporto, no? Dal punto di vista economico, prassiologico, del rapporto uomo-donna, dei salari, della proprietà, del sesso, eccetera. Dove tra l'altro Mises in questo capitolo sviluppa anche un'analisi molto simile a quella che sviluppa Bloch nel libro, ovviamente lo scrive quasi 100 anni prima, quindi non possiamo dire che... Però è molto interessante, soprattutto Mises si pone la domanda, no, dell'effetto del matrimonio sulla donna rispetto all'uomo, e soprattutto come ciò si lega alla questione sessuale. Ecco, leggere Bloch a 90 anni, insomma a 100 anni dal libro di Mises, mostra l'attualità del pensiero austriaco e del pensiero liberale classico e del pensiero libertario. Chiaro che Bloch applica in maniera più dettagliata, più precisa, no, l'analisi embrionale che fa Mises, però lo fa con gli strumenti analitici della teoria austriaca, il che è interessante e curioso per varie ragioni, ma perché tendenzialmente credo la ragione principale sia la seguente: cioè, quando si parla di economia familiare, dell'economia della discriminazione e via dicendo, si tende, giustamente, perché non dobbiamo nemmeno sminuire i meriti altrui, si tende a pensare ai contributi, soprattutto nell'ambito liberale, della scuola di Chicago. Della scuola di Chicago, partendo per esempio da Gary Becker, l'economia della discriminazione, se non mi sbaglio, a metà degli anni 70. Poi, come giustamente menzionava Lorenzo prima, i contributi fondamentali di Walter Williams e ancora prima di Thomas Sowell, oppure un personaggio che, sebbene non appartenga alla scuola di Chicago, un personaggio che non è un economista, però legato al liberalismo in senso lato, Charles Murray, Losing Ground, che tra l'altro tutti i testi che vengono menzionati, bene, sembra che gli austriaci non abbia detto niente o quasi poco. Eppure, come abbiamo visto, Mises già ne parlava nel 1922. Un altro precursore, leggendo poi dell'approccio austriaco, è Rothbard, il quale per una nuova libertà, quindi parliamo di un libro che è stato scritto 50 anni fa, in un capitolo parlava proprio della discriminazione. E effettivamente in questo capitolo, in realtà in questa pagina, sembra riassumere il discorso di Bloch. Scrive Rothbard, la discriminazione, nel senso di favorire, di scegliere in maniera favorevole o meno favorevole secondo i propri criteri, è una parte integrale della libertà di scelta e quindi di una società libera. E poi continua a dire appunto che sì, nel libero mercato, tuttavia, le discriminazioni, se arbitrarie, tendono ad avere un costo, ed è la ragione per cui vengono appunto eseguite in maniera minima. Ecco, la questione libertaria e la questione austriaca si legano in questo punto, che è chiaro nel libro di Bloch. Noi parliamo in economia austriaca dell'a priori dell'azione umana, nella teoria libertaria si parla appunto talvolta dell'a priori della proprietà, dell'autoproprietà, dell'argomentazione, come la difesa Hans Hermann Hoppe, per esempio, e c'è però un altro a priori, che è l'a priori della discriminazione. Noi, anche se non volessimo discriminare, non potremmo non discriminare. Un po' come noi, se non volessimo agire, o dicessimo appunto l'azione
eccetera, l'uomo non agisce, no? Saremmo appunto incorrendo in una quello che i filosofi chiamano contraddizione performativa, cioè nel momento in cui affermo tal cosa, no? Scaccio l'azione dalla porta e rientra dalla categoria dell'azione dalla porta e rientra dalla finestra. Ecco, c'è un a priori della discriminazione, c'è un a priori, come c'è un a priori dell'azione, c'è un a priori della discriminazione. E perché c'è un a priori della discriminazione? Perché, e qui ritorniamo al trade union tra filosofia libertaria e filosofia e scuola austriaca, perché nel mondo c'è la scarsità di tempo, la scarsità di denaro, la scarsità di risorse di vario tipo, la scarsità del proprio corpo, quindi le risorse fisiche, no? Mentali, eccetera. E quindi dobbiamo scegliere. Siamo dinanzi a varie alternative, non possiamo fare tutto, perché la definizione di scarsità è proprio questa, cioè nella natura le risorse non sono sufficienti per soddisfare tutte le nostre necessità soggettive, quindi dobbiamo scegliere. E quindi dobbiamo scegliere. Chi non ci permette di scegliere non solo lede i nostri diritti, ma in un certo senso si contraddice performativamente, perché lui, nel momento in cui agisce anche per contrarrestare la discriminazione, sta discriminando. La questione è la differenza tra la questione fondamentale se una discriminazione è aggressiva, coercitiva, aggressiva, quindi che lede i diritti del prossimo, oppure se questa discriminazione è la manifestazione delle proprie preferenze, no? Che vengono appunto manifestate da come usiamo le nostre risorse, di cui noi siamo legittimi proprietari. Quindi si vede chiaramente nell'impalcatura di Bloch che ci sono due chiari principi. Si parte dalla proprietà privata, no? Perché molti parlano nel liberalismo, parlano subito con il cosiddetto principio di non aggressione, cioè che praticamente uno può fare ciò che vuole senza aggredire il prossimo, ecco, senza entrare in quello che Bloch chiama i confini del prossimo. E usa il chiaro esempio, no, del pugno, no, e la faccia al mento di un'altra persona, ecco. Ma è chiaro che questo ragionamento non ha senso, o meglio, non ha una direzione, se alla base non abbiamo una teoria della proprietà privata. Faccio un esempio, no? Molte volte parliamo anche in ambito economico, dell'intervento dello Stato. Cioè lo Stato interviene, quindi crea, eccetera. Ma partiamo già dal presupposto che lo Stato interviene lì dove non deve intervenire, perché non è il suo ambito, non è l'ambito, eccetera. Però partiamo appunto da un'idea di ciò che è la proprietà. Se lo Stato, per esempio, dinanzi a un furto, lo Stato, mettiamo un governo, per essere ancora più un governo privato, dinanzi a un furto decidesse di non intervenire, non starebbe intervenendo paradossalmente, perché sarebbe in un certo senso permissivamente lasciando che un delitto, no? E quindi un'aggressione venga appunto commessa senza alcun tipo di sanzione. Quindi la questione della proprietà privata è fondamentale. Perché dico questo? Perché la discriminazione non è un concetto arbitrario, deriva da qualcosa di assoluto, da qualcosa di fermo, da qualcosa che non può essere eliminato e che è nella natura dell'uomo, cioè la proprietà privata. È la proprietà privata. E di conseguenza, nel momento in cui c'è la proprietà privata, cioè allora nasce, per così dire, emerge il principio di un'aggressione, emergendo il principio di un'aggressione, abbiamo il diritto, quindi da due principi sorge una implicazione che è appunto il principio della libertà di associazione e di non associazione. Ecco, questo qui è l'idea chiave. Ora, non si ferma qui Bloch, giustamente lo diceva prima, non lo menzionava nel video, ma in un mercato libero, in una società libera, le discriminazioni, se arbitrarie, se fatte semplicemente, sarebbero minime proprio perché, essendo la società libera basata sulla proprietà privata, chi discrimina lo fa a proprie spese e deve assumere un costo. Un esempio che possiamo fare è quello, non so, voglio farmi un vestito e devo decidere da dove andare, se comprarlo per esempio, non lo so, da un sarto del Bangladesh oppure da un sarto italiano, e mettiamo caso che i due abbiano la stessa produttività, semplicemente quello del Bangladesh mi chiede 5 euro in meno e l'altro invece mi chiede il doppio, mettiamola così. Uno mi chiede 50, l'altro mi chiede 100, per rendere chiaro il messaggio. Bene,
Se io dovessi discriminare semplicemente in base al colore della pelle o per questioni di nazionalità, avrei il diritto di farlo, certamente, ma me ne assumo un costo importante, in questo caso 50 euro che potrei avere magari per andare fuori al ristorante, per invitare la fidanzata a vedere un film o che so io, oppure risparmiare e investire nel mercato finanziario, eccetera, eccetera. Il fatto chiave è che appunto ha un costo. Questo dal punto di vista del consumatore, ma ancora più importante e più, come posso dire, che ha un effetto ancora più chiaro, evidente e forte nell'ambito della discriminazione del mondo del lavoro. Perché lì non c'è semplicemente una questione della preferenza soggettiva che più o meno, lì c'è una questione che l'impresa deve essere sostenibile. Per essere sostenibile deve appunto creare valore per il consumatore ad un costo inferiore. Rispetto al prezzo che riesce a ricavare dalla vendita. Ecco, nel momento in cui paga e no, discrimina per questioni, come posso dire, non relative alla produttività, non relative all'efficienza, non relative a cose, e per efficienza non intendiamo un'efficienza tecnica, ricordiamolo sempre, no? L'efficienza nell'ambito della catalattica, nell'ambito dell'economia catalattica, ha una dimensione monetaria, no? Infatti, quando Bloch parla di produttività, non si riferisce semplicemente alle unità fisiche che produce il lavoratore, si riferisce alle unità fisiche denominate in unità monetarie, cioè quanto riesco a vendere poi effettivamente nel mercato tali unità. Ecco, questo è il concetto di produttività marginale, ecco, no? O il cosiddetto marginal revenue product, di cui parlano gli inglesi, che tra l'altro è un concetto che noi sappiamo già da fine 800, no? Che i salari tendono ad approssimarsi alla cosiddetta produttività marginale del lavoro, perché se così non fosse ci sarebbero delle opportunità latenti di profitto che gli imprenditori, in quanto appunto imprenditori, quindi persone che sono, come diceva Kirchner, all'erta, oppure come avrebbe detto magari Knight, no? Che sviluppano un giudizio per cercare di stimare i fattori di produzione sottopagati, benissimo. Nel momento in cui un lavoratore, un fattore di produzione non viene pagato, non viene remunerato come secondo la produttività marginale del lavoro, sorgo dell'opportunità di beneficio, si aumenta la domanda di tale fattore, no? Fino poi a ristabilire, aumentando la domanda, tende appunto a aumentare il prezzo, no? Come succede con tutti i beni, aumenta la domanda, aumenta il prezzo, e quindi la differenza salario-produttività, o meglio salario-produttività marginale, perché è sempre una questione di un po' più e un po' meno, e non una questione astratta, tende a ridursi. Se così non fosse, se così non fosse, dice Bloch, avremmo due implicazioni, no? Nel caso, per esempio, lui parla del femminile, diciamo, sviluppa una critica importante all'idea del razzismo, che appunto il fatto che i neri guadagnino di meno è dovuto al fatto che la società è in maniera sistemica, cioè sistematicamente razzista, no? Dice, se così fosse, ci sarebbe appunto un incentivo a parte di tutti gli imprenditori di assumere i neri, perché se è vero che è semplicemente sulla base del razzismo che i salari dei neri sono inferiori, allora si aprono come la spuma, come opportunità di profitto pure, cioè senza fare praticamente nulla, basta semplicemente dire a un bianco, scusa, mi metti da parte, assumo un nero, e semplicemente facendo questa cosa relativamente facile in un mondo normale, magari in Italia è più difficile proprio per via delle questioni di legislazione, è una cosa che porterebbe subito l'impresa a guadagnare. E un'altra implicazione importante anche dei discorsi di Bloch è che se così fosse, non solo come abbiamo detto, si assumerebbero i neri anziché i bianchi, eccetera, eccetera, questo porterebbe a ristabilire la parità, ma se così fosse, le industrie che hanno una maggior quantità di neri oppure di donne e via dicendo rispetto agli uomini, cioè lì dove il rapporto uomo-donna o nero-bianco fosse maggiore, allora lì dovremmo vedere maggiori profitti rispetto alle altre industrie. Chi è esperto di teoria economica, di teoria, nota subito il ragionamento di Bloch si ass assomiglia molto al ragionamento che fa Eugen von Bombauer nella conclusione del sistema marziano, quando dice, caro Marx, tu da una parte dici che gli imprenditori, che più o meno, nel lungo termine, i profitti delle industrie tendono a eguagliarsi.
Però dall'altra parte dici che la tassa di profitto dipende dalla tassa di sfruttamento e che il tasso di sfruttamento dipende da cosa? Dal rapporto capitale-lavoro. Ma se così è, allora in equilibrio i profitti non dovrebbero essere uguali, dovrebbero essere sistematicamente più alti nelle imprese che hanno maggior capitale. E come risolvi questa cosa? Marx e i marxisti non saprò mai risolvere. Ma il ragionamento di Bloch è analogo, perché da una parte i femministi e i razzisti, eccetera, ci dicono che sono i pregiudizi e la gente è razzista e questo e quell'altro, ma al tempo stesso ci dicono che gli imprenditori sono imprenditori, cioè sono dei capitalisti che vogliono guadagnare, vogliono massimizzare i profitti. Delle due l'una, ma anche se non volessero paradossalmente massimizzare i profitti, no? Perché uno ha diritto nel mercato, eccetera, di non massimizzare i profitti, cioè verrebbe mangiato, scusate questo termine, dai concorrenti, perché potrebbe offrire lo stesso servizio a un prezzo più basso, aumentare la produzione e accogliere maggiori e soddisfare la clientela in modo migliore. La cosa interessante è che si vede storicamente questo processo. Se uno, per esempio, studia i livelli di occupazione prima dei salari minimi, prima di tutta una serie di legislazioni, eccetera, vedo una cosa interessante che in America soprattutto, e invito chi ci ascolta per esempio a leggere i libri di Sowell, Race and Economics, oppure i libri di William, State Against Blacks, eccetera, no? Cioè, l'ultimo di Sowell, tra gli ultimi, parla di questo, si chiama Facts and Fallacies, dove viene un po' riassunto un po' quello di cui stiamo parlando, ma che sono presenti anche nel libro di Bloch, infatti vanno letti insieme. È interessante che negli anni 40, fino agli anni 40, forse fino alla fine degli anni 40, quindi quando non c'era ancora, sì, c'erano salari minimi, erano appena iniziati, però tendenzialmente non c'era tutta quella legislazione che entra a partire dagli anni 60, la disoccupazione tra neri e bianchi era praticamente la stessa. Anzi, talvolta era anche minore tra i neri. Inizia a moltiplicarsi, soprattutto poi dopo gli anni... negli anni 50 e negli anni 60, causa proprio tutta una serie di politiche, salari minimi, incrementi di salari minimi, l'azione positiva che crea una questione anche di conflitto, incrementano radicalmente i crimini, no? Ed è la metà degli anni 60 che aumenta proprio il tasso di criminalità nella comunità afroamericana, un termine orribile, però insomma afroamericana. E negli anni 60 che inizia il welfare, che si distruggono le famiglie. Basti pensare che fino a quegli anni il 30% più o meno dei neri che nascevano appunto senza una famiglia, cioè con madri divorziate, eccetera, e negli anni 90 questo era il 77%. Ma lo vediamo anche in altri casi importanti. Pensiamo al fatto che fino agli anni 60 i neri, nonostante ci fosse più discriminazione, perché eravamo più vicini a noi, eravamo dentro le leggi Jim Crow ancora, no? Che tra l'altro si chiamavano appunto leggi Jim Crow e non pratiche, come dice Robert Murphy, cioè, e non pratiche commerciali Jim Crow, per dire appunto che era il governo che stava discriminando contro i neri. Dove tra l'altro appunto, come spiega Bloch benissimo nel libro, in un mercato libero ci sarebbe stata un'impresa in concorrenza che avrebbe aperto, eccetera, proprio per sfruttare questa opportunità di profitto è latente, no? E quindi pieno legge Jim Crow, eppure tasso di disoccupazione minore, maggiore impiego. Thomas Sowell ci dice, per esempio, che dagli anni 40 agli anni 60 il numero di neri nei grandi posti del management, nelle attività professionali, nelle imprese, eccetera, si è duplicato in questi 20 anni. Dagli anni 60 in poi non fece altro che diminuire. Ma c'è anche un altro dato interessante, è che mentre il mercato tende a minimizzare la discriminazione quando è arbitraria, ovvero sia quando non è dettata da questioni di efficienza, di produttività, no? È semplicemente una questione di soddisfare il proprio ego, per dire, eccetera. Bene, Bloch spiega benissimo, nel momento in cui questo succede diminuiscono i salari di tale persone, quindi diventano paradossalmente più convenienti da impiegare. Ecco. Ma questo non succede dove? Nelle imprese pubbliche, nelle imprese dello Stato. E studiando appunto anche le cifre che ci fornisce Sowell, è una cosa
È una cosa incredibile perché effettivamente uno vede come in tutte quelle industrie, a partire dall'industria ferroviaria, dall'industria, all'esercito, tutte le industrie più praticamente o controllate dal governo oppure altamente sovvenzionate dal governo, le imprese non avevano problemi, o praticamente avevano problemi, o in questo caso il governo, a discriminare. Perché? Perché non assumevano alcun costo. Nel momento in cui non dovevano far fronte, no, a un bilancio, al calcolo economico, e qui torna l'idea di Mises, allora il costo della discriminazione veniva praticamente o diminuiva o veniva addirittura soppresso. Infatti, per esempio, nella Marina, nella prima, fino al 1932, praticamente non c'era nessun nero. Mentre invece nell'industria privata i neri non facevano altro che aumentare in termini di occupazione, produttività e via dicendo. E per dire una cosa su un'analisi interessante che sviluppa Bloch, perché Bloch oltre a darci una logica fondamentale, cioè una logica schiacciante, ci fornisce dei dati, per esempio sulla questione del divario retributivo, eccetera, no? La statistica, e qui faccio una sorta di analisi brevissima sulla statistica, no? Cioè capiamo come, cioè, il perché gli austriaci hanno sempre detto occhio alla statistica, perché la statistica può avere una, può illustrarci delle, ma non può sostituire il ragionamento, non può sostituire la teoria, come avrebbe detto Mises, il ragionamento logico causale che ci permette appunto di discriminare spiegazioni plausibili da spiegazioni infondate. La teoria stessa, la teoria economica, è discriminante. Ma non perché siamo contro i marxisti, eccetera, perché la teoria serve proprio, lo scopo della teoria è proprio quello di permetterci di nuotare all'interno della storia, navigare razionalmente all'interno della storia, se no non capiremo nulla. Ecco, darci un orientamento. Benissimo. Lui ci dice, giustamente, che se noi andiamo a vedere, quindi ritornando alla questione della statistica, dice, ah sì, c'è una divarietà, sì c'è, ma dove c'è? E soprattutto che tipo di gruppi stiamo perché c'è tra donne e uomini astratto, in uomini in astratto, ma se tu prendi le donne non sposate, gli uomini non sposati, questo divario non c'è più. Stessa cosa per, tendenzialmente, succede per i neri con la famiglia, senza famiglia, e i bianchi con la... E soprattutto succede tra i bianchi sposati e i bianchi non sposati. Cioè, com'è possibile che esiste un razzismo sistemico se degli uomini contro le donne, se poi gli stessi uomini tra di loro hanno delle divergenze? Cioè, se gli uomini praticamente non sposati guadagnano all'incirca il 35% in meno degli uomini sposati. Com'è possibile tale cosa? Quindi c'è una discriminazione verso quelli sposati? E c'è una... È un po' assurdo. Quindi la statistica, attenzione, attenzione. Infatti mi piace sempre ricordare che il grande fondatore, padre, no, del miracolo economico a Hong Kong, John Cowper Wade, vediamo se l'ho pronunciato bene, comunque. E lui che fu, se non mi sbaglio, segretario del finanziario di Hong Kong dal 61 al 71, padre del cosiddetto miracolo economico, una volta gli chiesero, ma cos'è la ricetta per progredire, la ricetta ci può dare, e disse abolire gli istituti di statistica nazionale, abolirli, così la gente, perché effettivamente da una parte crea un'ideologia distorta, cioè favorisce tutti questi luoghi comuni, dall'altra parte servono al governo queste statistiche per intervenire, perché sennò che ti frega a te se l'altro guadagna tre volte, soprattutto dall'altra parte del paese, vi dicendo. Ecco, da questo si evince nel discorso di Bloch. Per concludere, la questione un po' anche interessante per chi legge il libro, e lo consiglio veramente a tutti, perché c'è anche tutta una parte, per esempio, in cui Bloch parla del perché. Benissimo, quindi sappiamo che le donne sono meno produttive degli uomini a parità di circostanza, la stessa cosa vale per i neri, eccetera, eccetera. Ma perché, questo soprattutto si riferisce alla questione delle donne, perché comunque l'uomo tratta la donna in maniera diversa, eccetera, eccetera? Cioè, perché c'è comunque una differenza nella produttività? Perché la donna si specializza nel matrimonio, nelle questioni domestiche, nella cura dei figli, nell'educazione, eccetera? E lui risale, per esempio, a una teoria che nasce, diciamo che nasce, no, però più o meno si stabilisce appunto nella metà degli anni 70, c'è la cosiddetta sociobiologia, il fondatore era un biologo, Edward Wilson,
E lui appunto risale al fatto che noi ci comportiamo in questa maniera perché insomma, all'inizio della storia, praticamente tantissimi anni fa, noi avevamo bisogno delle donne, cioè le donne erano, essendo molto più preziose dal punto di vista biologico, venivano trattate proprio per una mera questione di sopravvivenza in maniera privilegiata rispetto all'uomo. Ecco, anche lì dove Bloch esce dal suo ambito, io qui per esempio ho delle divergenze, perché la questione biologica può essere interessante, ma non spiega tutto. E per chi è interessato, suggerisco, no, per esempio, gli scritti di Edith Stein, eccetera, che spiegano come anche nella biologia c'è una questione vocazionale, proprio c'è una differenza vocazionale tra l'uomo e la donna che non può essere ridotta al biologismo, alla semplice biologia, l'uomo tendenzialmente più dedicato, più dedito alla conquista e all'astrazione del pensiero. La donna tendenzialmente è più nella custodia della famiglia e anche nell'avvicinarsi al prossimo e nel prendersi cura insomma, dei figli, eccetera, eccetera, in maniera dignitosissima, per carità. Però è interessante anche qui quando Bloch parla di questo. Per concludere, è interessante secondo me avere un'idea un fatto interessante sui salari minimi, perché oggi si parla di salari minimi, anche i liberalissimi parlano di salari minimi, no? Ecco, i grandi liberi, quelli che ci insegnano, no, di cos'è il liberalismo, ci parlano di salari minimi, benissimo. Il salario minimo non solo è antiliberale al massimo, cioè una persona che non può nemmeno, ma soprattutto, come scrisse Milton Friedman nel 1966, e nel libro di Bloch noi troviamo una spiegazione completa di tutto questo. Come scrisse Friedman nel 66 in un articolo per Newsweek, è la legge più razzista che ci sia. È la legge più razzista che noi abbiamo. Ma lo dimostrano i fatti. Perché infatti qui dove per esempio ha fatto delle ottime ricerche Walter Williams, prima in Sudafrica, quando scrisse un libro sull'apartheid, no? Su come si chiama South Africa's War Against Capital, notò una cosa interessante, cioè che nella Sudafrica, durante l'apartheid, nonostante ci fossero delle leggi che impedivano agli imprenditori di impiegare i neri, nonostante questo, proprio per il divario salariale, proprio per le opportunità, anche tutti questi imprenditori che tendenzialmente avrebbero chiaramente preferito i bianchi rispetto ai neri, eppure impiegavano i neri nelle proprie industrie, soprattutto nell'industria della costruzione. A tal punto che negli anni 80, ma anche prima, certi sindacati, per esempio, qui no, ne ho segnati alcuni, per esempio il più importante, Building Workers Union, no? Volle proprio il salario minimo per schiacciare la concorrenza nera, perché sapeva che a parità di circostanze, no? Effettivamente i bianchi avrebbero avuto, gli imprenditori avrebbero appunto preferito i bianchi nelle proprie imprese. E infatti scrive questo Gert Beach proprio quando si parlava della questione, dice: non c'è più alcuna riserva di posti di lavoro nel settore edile e, date le circostanze, sostengo la tariffa per il lavoro, ovvero il salario minimo, come modo migliore per proteggere i nostri artigiani bianchi. Ora, quando ascolterete, cioè quando è che ascolterete? Mai, non ascoltiamo. Insomma, stessa cosa succede in America, perché quando in America, negli anni 20, quando c'era molta discriminazione, nonostante questo, molti contractor, molti appaltatori, proprio nel gioco concorrenziale, assumevano appunto i neri nelle proprie imprese. E stessa cosa, appunto, vediamo negli anni 30. Il primo salario minimo è del 31, il cosiddetto Davis-Bacon Act, che proprio per tutti i lavori pubblici decise appunto di stabilire un salario minimo uguale per tutti. Ci deve essere, e chiaramente la discussione era: ah sì, vengono sfruttate, eccetera. Ma se uno va a vedere i congressional record, no? Se uno va a vedere i congressional record del 31, per esempio, vediamo un tale rappresentante, un tale deputato dell'Alabama, Al Good, no? Democratico ovviamente, perché vuole assolutamente il bene di tutti i deboli, eccetera, scrive: quell'appaltatore ha la manodopera di colore a basso costo, che trasporta e mette nelle baracche. Si tratta di manodopera di colore a basso costo che è in concorrenza con la manodopera bianca in tutto il paese. A favore quindi del salario minimo. Cioè, capivano una cosa essenziale che i nostri idioti
purtroppo non capiscono. Cioè che nel momento in cui effettivamente la questione a parità di circostanze non c'è più, le persone, no, sono, come posso dire, non hanno più nessun costo nell'assecondare i propri pregiudizi. I propri pregiudizi che alla fine, Lorenzo, c'è una cosa giustissima, i pregiudizi non solo sono, i pregiudizi sono l'essenza del, cioè se non ci fossero i pregiudizi non esisterebbe il mercato. Perché il pregiudizio, che cos'è? Il pregiudizio è prendere una decisione senza un'informazione completa. No, George Stigler e altri hanno parlato appunto che l'informazione è costosa, bisogna acquisire. Quindi è normale, è giusto, è anche razionale, è efficiente e avere dei pregiudizi. Ma la scuola austriaca andrebbe oltre e direbbe un'altra cosa, e Bloch lo dice in quel bellissimo saggio contro il femminismo, che non ho potuto menzionare perché, ma c'è uno saggio dove distrugge il femminismo, l'empirismo femminista, il femminismo della differenza, eccetera, che si basano sull'idea secondo cui la cooperazione e la concorrenza sono agli antipodi, e che quindi appunto i maschi cercano, si focalizzano sulla concorrenza perché in questo modo appunto fanno del male alle donne, vi dicendo, usano dei metodi sessisti, eccetera, eccetera. In quel saggio c'è anche una grande critica alla teoria della concorrenza perfetta, alla quale si basa sull'idea secondo cui la informazione è completa e disponibile a tutti. Ma noi, attraverso gli studi, quello che ci ha insegnato Hayek, ci ha insegnato Mises, eccetera, sappiamo che l'informazione non è mai completa. Eppure è proprio per questo che abbiamo bisogno dei mercati. È proprio per, quindi il pregiudizio, in un certo senso, c'è in ogni decisione, nel momento in cui non essendoci informazione completa, è perché appunto l'uomo tentenna, ha diverse opinioni, cioè c'è l'incertezza futura e ogni azione è sempre rivolta al futuro, eccetera, eccetera, non possiamo mai avere un'informazione completa. Quindi i pregiudizi fanno parte della realtà umana e noi abbiamo bisogno del mercato proprio per soddisfare queste. Cioè, quindi concludo dicendo appunto che questo libro deve essere letto da tutti, ma soprattutto dai nostri amici comunisti e socialisti, eccetera. Tra l'altro è curioso che Bloch ha lui stesso ha una figlia comunista, quindi lui meglio di noi non sa, ne sa, insomma, anche lui è dalla nostra, ecco, nel consigliare questi ai nostri figli e amici, eccetera. Quindi concludo, ecco, semplicemente dicendo che leggete questo libro e complimenti a Liberi Libri per averlo pubblicato. E naturalmente va consigliato anche ai liberali per il salario minimo italiano, ma quello è un altro discorso, una categoria particolarmente interessante. Credo che voi sappiate che naturalmente adesso ho ricevuto una notizia che tutti i vostri relatori più me domani riceveremo una tessera onoraria di SNOC, se non ora quando, perché sono state colpite dalle affermazioni e dalle argomentazioni che sono state presentate questa sera. A parte gli scherzi, un'altra delle cose su cui non si riflette mai abbastanza, no? Perché questa cosa per cui quando ci sono situazioni di pericolo c'è da scegliere chi mettere in salvo, si dice prima le donne e i bambini. Le femministe anche su questo dicono che è un modello maschilista, sostanzialmente questo sarebbe stato imposto come convenzione semplicemente perché gli uomini in qualche modo considererebbero le donne come allo stesso livello di sviluppo, di capacità di autonomia, eccetera, dei bambini. Quando invece, appunto, l'autore spiega una cosa molto semplice, ma basterebbe pensarci, che sono semplicemente quelle fondamentali per la prosecuzione della specie umana, quindi per la prosecuzione della società. E quindi è ovvio che non c'è nessun tipo di negatività o di approccio, come dire, contrario nei loro confronti. E spesso tutte queste norme, l'abbiamo trattato più volte questa sera, tutte queste concezioni, queste idee, si realizzano e producono la classica eterogenesi dei fini e quindi il risultato è esattamente opposto rispetto alla finalità per cui sono state introdotte. Queste sono le parole di Rockwell che ha fatto la prefazione al testo e che secondo me sono assolutamente emblematiche. Il marxismo è ormai antiquato, quasi nessuno lo prenderà più sul serio. Ma il modello di conflitto della società che ne ha alla base, valido nella misura in cui riguarda lo Stato, si è evoluto in una serie infinita di altri scenari implausibili. Ci viene detto che le donne e gli uomini sono sempre e ovunque in contrasto tra loro, che i neri e i bianchi si scanneranno per sempre, che le persone di religione diversa cercheranno sempre di affossarsi a vicenda, che le persone con disabilità soffriranno sempre per mano di chi è pienamente abile e così via. Questa è la visione della società che i sostenitori delle leggi sulla discriminazione hanno ereditato dai marxisti. L'ironia della politica basata su questa idea è che essa stessa crea il conflitto, come ogni violazione della libertà di associazione, e quindi la presunta prova che questa visione confusa della società è effettivamente vera.
L'alternativa a tutto ciò è la vecchia visione liberale, oggi chiamata libertaria, secondo cui la società di per sé non si fonda sul conflitto, ma sulla cooperazione, e non è necessaria nessuna amministrazione centrale per portare la pace sociale. Certo, esistono i problemi e i conflitti, ma non c'è nessuna istituzione che possa risolverli meglio del libero mercato stesso. Le persone devono poter risolvere i propri problemi da sole e il risultato sarà la prosperità di tutti i gruppi. Credo che con quello che abbiamo detto stasera ci sono almeno 70 motivi per leggere questo libro, regalarlo, approfondirlo, centellinarlo davvero, rileggerlo, perché troverete spunti di discussione per tanti dibattiti che affronterete, tante discussioni che ci sono, perché sono appunto di stretta attualità da mille punti di vista. Quindi crediamo che sia stata, abbiamo pensato sia stata corretta inserirlo nel ciclo dei classici, perché Bloch è un classico già, perché il suo libro Difendere l'indifendibile ormai lo è, e questo lo diventerà sicuramente in Italia. Non c'è tempo per la seconda replica, ma facciamo la solita domanda ai nostri due relatori: se dovessero consigliare un altro testo di Bloch, cosa consiglierebbero e perché un ragazzo o una ragazza, un ventenne oggi, dovrebbe leggere Le ragioni della discriminazione. Riccardo, cosa consiglieresti ai tuoi studenti? Peraltro c'è scusami, un inciso collegato per quelli che ci ascoltano, anche abbiamo anche l'onore di averlo tra i nostri soci, Matteo Casadei, che è professore di filosofia alle scienze umane, che dà delle letture ai propri studenti, e me l'ha appena confermato adesso perché avevo dei dubbi con un altro autore, naturalmente i classici della filosofia, ma dà come lettura estiva da scegliere ai propri studenti anche Difendere l'indifendibile. Quindi lo propongo per una mia emergenza civica dove vive, perché riuscire a proporre a ragazzi a 16-17 anni la lettura di un testo come quello di Bloch, Difendere l'indifendibile, oltre che questo, credo che gli immunizzerebbe davvero da tante magliette di Che Guevara e da tanti sinistrismi vari. Riccardo, perché un giovane lo legge e cosa leggere di altro? No, ma sicuramente vanno letti appunto... come dici tu, è vero, è già un classico, però è interessante anche leggere il primo, il secondo e poi adesso il terzo. Cioè, anche quello è interessante. Bloch in realtà ha scritto di discriminazione anche appunto in questi libri. Anche se io ho qua davanti il secondo e c'è proprio un capitolo sui discriminatori, ecco, uno degli indifendibili sono appunto coloro che discriminano, no? E, quindi insomma... tutta la sua produzione contiene questo, riflessioni su questo tema. Facevo prima la battuta sul fatto che appunto insomma, ancora troppo poche persone, no, conoscano queste idee, però insomma, non bisogna mollare, bisogna mantenere aperta la speranza, insomma, che tutti questi sforzi che meritoriamente appunto la Liberi Libri, chi traduce, chi pubblica, chi diffonde, chi organizza serate, insomma fa per appunto per non mollare, per far vedere che esiste una prospettiva alternativa, contagino come fa meritoriamente anche appunto il collega con gli studenti più giovani, contagino insomma qualcuno come siamo stati contagiati noi in origine, perché voglio dire tutti noi siamo il prodotto di una di scuole che queste idee non le raccontavano, eppure in qualche modo siamo stati esposti a un certo punto e ci hanno convinto, probabilmente per ragioni anche chiaramente di educazione familiare, magari che avranno influito su molti di noi nel gettare il seme, ma insomma poi non basta, appunto, come dimostra la vicenda di Bloch personale, no? Quindi la speranza bisogna mantenerla. Cosa bisogna leggere? Tanto, sicuramente. Abbiamo il vantaggio di poter leggere tanto gratuitamente anche online, tanti di questi scritti, magari un po' più risalenti, oramai insomma sono disponibili senza copyright in alcuni casi, quindi c'è anche questa possibilità, insomma, in più. Che sicuramente può aiutare. E certo, ribadisco quello che dicevo prima, cioè bisogna anche che ci poniamo un po'
il problema sì, di come tutto ciò venga percepito, perché è chiaro che in un contesto come questo parliamo liberamente, tu poco fa, insomma, dicevi, è chiaro che in altri contesti è più difficile portare avanti questo tipo di pensiero, anche solo, come dire, giustificare dire guardate che esiste un'altra prospettiva, perché oramai, come provavo a raccontare nel mio intervento, la direzione è tutta un'altra. Però ogni tanto qualche soddisfazione c'è, ogni tanto appunto anche se sembra che vada tutto in un'altra direzione, comunque qualche speranza c'è, ecco, che si possa ragionare non per gruppi ma con un certo individualismo metodologico, ogni tanto resta, ecco. Quindi bisogna insegnarlo, bisogna come dire, un pochettino forse di più, questo è giusto fare un po' di autocritica in generale, porsi il problema di come si viene percepiti, perché appunto la cattiva stampa di cui godiamo c'è, e come dire, non è che possiamo disinteressarcene probabilmente, ma ai fini appunto di poter vendere meglio, ecco, il prodotto, ecco. Non c'è, come dire, Bloch insegna che la diffamazione è qualcosa che ovviamente non dovrebbe essere punito dal diritto, però ecco, ma combattuta con meccanismi di mercato, ecco, però non dovremmo neanche disinteressarcene. Pienamente d'accordo, e piccolo inciso personale, naturalmente noi siamo seguiti dal quotidiano locale che fa sempre l'articolo di presentazione del libro, e credo che sia, quindi, la prima volta in cui nell'interlocuzione telefonica col giornalista ho appunto, mi raccomando, perché il tema è particolarmente delicato, non è che siamo diventati Klux Klan, nel senso che considerate la provocazione, no? È ovvio che se tu non riesci ad articolare in maniera corretta, in maniera chiara, in maniera ineccepibile questo tipo di idee, poi vieni accomunato a ciò che non c'entra assolutamente nulla col pensiero liberale o libertario, e quindi con chi la discriminazione la pratica con atti violenti, tutto ciò che è per definizione un atto di aggressione, altro che principio di non aggressione. Quindi hai perfettamente ragione che è importante utilizzare le provocazioni, ma è importante utilizzarle in maniera intelligente, perché epatere bourgeois può sicuramente essere importante, ma insomma bisogna sempre farlo con common sense, ecco. Bernardo, perché un giovane, peraltro come te, dovrebbe leggere Le ragioni della discriminazione, e cos'altro consigli di Bloch da leggere? Un po' per ragioni che ho cercato di esporre prima, però per un giovane, perché io credo che è un libro facile da leggere, anche accattivante, nel senso che sono temi talmente caldi, talmente attuali, ma oltre a questo effettivamente viene esposta la vera economia, ecco, l'economia micro, l'economia delle imprese, del rapporto tra impresa e mercato del lavoro, e ti fa vedere una visione alternativa, fa capire che perché l'economia è controintuitiva, nonostante sia radicata nella natura dell'uomo e sia, come posso dire, non è una costruzione, ma è una riflessione che parte appunto dai dati evidenti, assiomatici, appunto come l'azione umana, eccetera. Ma è controintuitiva, perché soprattutto nel mondo moderno, attuale, oltre ai pregiudizi sbagliati che uno ha, mettiamola così, è chiaro che in un'economia complessa è difficile vedere questi meccanismi, e invece è importante capirli, è importante capire che anche se si vuole discriminare, non solo uno ha diritto a farlo, ma economicamente mette in moto tutta una serie di meccanismi che tendono a far svanire tale discriminazione, o perlomeno a ridurla ai minimi termini, ecco. E te lo spiega con dei numeri, ma con anche un'analisi logica, ti spiega come vengono determinati, per questo è una cosa fondamentale, cioè noi molte volte parliamo di questo, ma se noi, nella questione del salario minimo, no? Se noi non partiamo dalla domanda principale, cioè come si determinano i salari, come si formano i salari, da cosa dipendono? Nella visione tendenzialmente marxista, ma anche socialdemocratica, vengono da relazioni di forza, da eccetera. E allora se è così, come ti spieghi appunto che a maggior parte, in certe industrie, la maggior parte delle persone guadagna più del salario minimo, per esempio, no? Perché sono più meno egoisti, perché amano più...
quindi ti fa pensare, ecco, no? Pone delle domande e dici, cavolo, no, è vero, non è possibile. Cioè, se c'è la discriminazione contro le donne, dovrebbe valere sia per quelle sposate che quelle non sposate. Cioè, che è questa cosa che vale solo per le une e non per le altre? E poi ti fa capire la continuità che c'è tra la relazione privata e pubblica, mettiamola così. Pubblica non intendo statale, ma pubblica intendo il mercato, no? Lui chiaramente dice, ma se non possiamo discriminare nel luogo, nella nostra impresa, in base, cioè, sulla base, ma, non possiamo discriminare nelle nostre decisioni commerciali, perché lo possiamo fare nelle nostre decisioni sentimentali, matrimoniali, eccetera, relazionali, eccetera, eccetera. Qual è la differenza? Dov'è la differenza? E semplicemente c'è del denaro che passa, e qui si vede, no? Che uno capisce, leggendo le pagine di Bloch, la mentalità, come avrebbe detto Misa, anticapitalistica delle nostre società. Appena c'è il denaro di mezzo, ah! Eppure no. Se è vero, se dobbiamo, appunto, se non possiamo discriminare in un ambito, non possiamo nemmeno discriminare nell'altro. Anche perché discriminare, come diceva Walter Williams, uno dice, ah, ma se tu, Williams, discrimini, perché lui disse, appunto, nel momento in cui ho deciso, negli anni, fine degli anni 50, di sposare mia moglie, ho discriminato la metà, no, dell'umanità, l'altra metà. E non solo disse questo, non gli ho nemmeno dato la minima opportunità. Quindi anche qui si capisce che l'idea secondo cui i liberali devono essere a favore dell'uguaglianza nei risultati, anche a favore della e contro l'uguaglianza nei risultati e a favore dell'uguaglianza delle opportunità, è una cosa, una cavolata, mettiamola così, perché l'uguaglianza di opportunità non può esistere. Se ha diritto anche di, cioè, non deve essere imposta per legge. Quindi, se ho deciso di non dare, e tra l'altro non potrò mai dare uguaglianza di opportunità, proprio perché se nasciamo in determinati contesti, abbiamo delle attitudini diverse, eccetera, eccetera, e anche la libertà di scelta suppone, appunto, presuppone l'idea, cioè implica che uno deve, appunto, fare delle scelte con informazione imperfetta, e quindi non può dare pari opportunità, ecco. Ma uno gli dice, Williams, però sai, nelle relazioni private, quando tu hai deciso questa cosa, di sposare tua moglie discriminata, non ha avuto un effetto, mentre invece nell'ambito commerciale tale decisione ha un effetto. E William si dice, ah, mi sento offeso, no? Il fatto che abbia scelto per uno, cioè, invece, no, magari molte donne avrebbero, no? Gli sarebbe piaciuto, mi avrebbero, come posso dire, sono rimaste male del fatto che abbia scelto, appunto, un'altra donna, no? Possiamo immaginare, appunto, casi anche di depressione, dicendo. Quindi ti fa capire certe cose. E per ultimo direi anche che mette sul tavolo delle questioni di grande attualità, e attraverso, appunto, un'analisi che a volte è molto facile da capire, perché è talmente chiaro, si spiega per esempio la differenza che c'è tra il mercato e lo Stato, l'uno basato sul calcolo economico, sulla responsabilità individuale, sulla necessità, gli incentivi di creare valore per il prossimo, e dall'altra parte invece abbiamo sistema politico che non è, come posso dire, controllato dalle profitti e le perdite, ma dai decreti burocratici, vi dicendo, e poi fa capire, appunto, che nel mercato ogni giorno votiamo e non votiamo un pacchetto generale. Quindi, se io devo comprare il latte da quello, devo comprare anche la PlayStation, no, possiamo benissimo focalizzare le nostre, quindi se non siamo contenti con quello che ci vende il latte, non compriamo il latte. Invece nell'ambito politico compriamo sempre il pacchetto, e poi lo compriamo sempre dopo 5 anni, eccetera, e poi sono sempre questioni complesse. L'ultima cosa è la questione del libro. Tra l'altro, questa questione della cosa complessa ne parlava già Mises e Schumpeter, già in Capitalismo, Socialismo e Democrazia. E la questione del libro che consiglierei è perché lui ha scritto vari libri con la tentazione degli oceani, quindi sono molto interessanti. Però, per chi è interessato, appunto, proprio del Bloch economista puro, perché lui è un grande economista applicato, mettiamolo così, applied economist, cioè che applica i principi e va giù in fondo, no? non analizza un determinato argomento, come è il caso adesso della discriminazione, o il caso degli oceani che debbono essere privatizzati, eccetera. Ma c'è anche un Bloch economista puro che è interessante, e che ha scritto ormai svariati anni fa un bel libro, insieme a saggi, sulla scuola austriaca, sull'economia austriaca,
che quindi trattano questioni monetarie, questioni anche di finanza, eccetera, dove lui esprime anche, per esempio, dei pareri contrapposti, ma diversi e divergenti rispetto, per esempio, anche al suo maestro Rothbard e a Mises. Io infatti una volta ho avuto il piacere di fare proprio un'intervista sui suoi disaccordi appunto con Rothbard e in materia di filosofia politica e in materia, per esempio, pensa a tutta la questione che lui crede nella schiavitù volontaria oppure nell'evizionismo, un'idea intermedia tra il non abortire, insomma tra visione pro-life e la visione pro-choice, e anche nell'ambito dell'economia austriaca, penso per esempio a tutta la sua idea secondo cui alla fine il denaro sonante non è poi molto diverso dai beni di capitale, oppure l'idea secondo cui anche in un'economia libera, lì dove c'è il cosiddetto maturity mismatching, cioè dove le banche prestano a lungo termine indebitandosi a corto, in quel caso ci sarebbe un ciclo economico, cosa che altri autori. Poi è interessante vedere anche i dibattiti all'interno di questa scuola, che da fuori uno pensa che sia una scuola che non faccia progressi, che stanno lì a ripetere sempre le stesse cose, questo e quell'altro, cioè invece no. Però è importante parlare anche nel libro Per una nuova libertà. Rothbard parla molto dell'importanza di parlare tra di noi, non parlare solamente tra di noi, ma parlare proprio per sviluppare questa vitalità, per fare progressi come scuola, eccetera, eccetera. Quindi consiglio questo libro per vedere il blog anche economista, l'economista puro. E per no anche perché no anche gli altri libri, però ecco, credo che sia un autore sicuramente poco studiato, poco letto, molto umile, quindi chi ha dei come posso dire, dei non capisce delle cose, delle incomprensioni o ha dei disaccordi, eccetera, gli scrive e lui risponde subito. È una persona da questo veramente veramente preziosa, quindi ecco. Abbiamo scoperto avere un unico difetto, la figlia comunista che non sapevo. Uno dei piccoli saggi, il capitolo è la pubblicità sessista e le femministe, appunto, che ci spiega la differenza, come dire, come combattere eventualmente il sessismo, la differenza se viene praticato all'interno di un meccanismo, anche qui pubblico oppure privato. Prima di arrivare ai ringraziamenti e ai saluti, volevo invitarvi, perché settimana prossima ci sarà l'ultima serata in presenza di quest'anno, in cui siamo tornati assolutamente con costanza. Come al solito cambieremo completamente tema, ma anche qui manterremo una sorta di continuità, perché abbiamo deciso di mantenere un mini ciclo che in qualche modo tocca il tema della guerra in Ucraina e in Russia, e quindi presenteremo il libro di Roberto Arditti, che peraltro è originario di Lodi, autore giornalista, La guerra in casa, come perché la corsa al riarmo riguarda tutti noi. Ci sarà Carlo Pelanda, insomma, credo che molti lo conoscano, non se lo ricordino, un professore di economia all'Università Guglielmo Marconi di Roma, un generale, credo che sia anche questo, anzi è un debutto di un generale Lodi liberale, Paolo Capitini, che è anche docente di storia militare alla Scuola dei Sottufficiali dell'Esercito, e di Giovanni Sallusti, insomma, giornalista e amico di Lodi liberale, anche lui da tanto tempo. Grazie a Giuseppe Cruciani in contumacia. Grazie a Walter Block che ci ha fatto questo regalo del video che abbiamo avuto il piacere di scoprire io personalmente in diretta come voi. Grazie a Bernardo Ferrero e grazie a Riccardo. Ci saranno, spero, altre occasioni per coinvolgervi. Buonanotte. Grazie a voi, grazie, ciao.